Eccoci qua con l'evento principale di cui pensiamo almeno, non voglio fare il fanboy, Speriamo. sì, della Summer Game Fest 2022, conferenza, chiamiamola Microsoft, ma in realtà Xbox Bethesda, evento che è già uscita qualcosina, è già uscito qualcosina, è uscito, No, che confermiamo, palle. qualcosina è uscito, sì, è Non posso. trapelato, non troppo devo dire, non troppo, però qualcosina è trapelato. Almeno. Evento previsto per le 19, però oggi, siccome l'evento insomma promette faville, abbiamo deciso di attaccare una mezz'ora prima per discuterne un po', insomma, le aspettative, cosa vorremmo e tutte queste belle cose qua. Che ovviamente l'invito, estendo l'invito ovviamente alla chat che ci dice insomma cosa si aspetta dall'evento. Quindi io giro subito la domanda al Gabbiano e a Matteo, insomma, chi vuole andare prima fate, non prendetevi a pizza, insomma. Ok. E cosa vi aspettate dall'evento? Cosa vorreste? Non lo so, il fine 2022? Ditemi un po'. Ma te Prima inizi tu, tu. inizio io. A te l'onore. Ecco, adesso Vai, litiga. grazie, Matteo. invece no, non mi dà la Grazie. No, no, soddisfazione. perché dobbiamo litigare poi? Eppure primo pomeriggio, che cazzo litighiamo a fare? È Allora, domenica, dai. è domenica Vero. soprattutto. Vero. Allora, io mi aspetto Sì. che facciano vedere Fable, come ho scritto pure nel gruppo Nerdevils. In Voglio vedere gameplay? Fable. Sì, dai, un gameplay me lo voglio Sì, vedere. addirittura. Un Gabbiano gameplay, proprio sì. E spietato. mi piacerebbe vedere qualcosa di Atrus. Perché Atrus. secondo me, sì, perché secondo me Xbox è un po' carente di quello, come posso dire, di quella spolverata di Giappone che secondo me ci Oh, vuole per siamo conquistare un po' i d'accordo, siamo fansoni. d'accordo. Sì, Perché siamo gli d'accordo. serve, non è necessario, ma serve secondo me pure per Sì, garantire un po' sono più di, d'accordo. come posso dire, un quadro generale più completo. Questo è quello che mi aspetto e spero che di essere accontentato. Poi vabbè, terze parti, penso che facciano vedere qualcosa di carino. Oltre a Atlus, penso che qualcos'altro facciano vedere di Terze più. parti, dici. Saluto a Valuel. Ciao Valor. Ciao. Vai Matteo, è tutto tuo. Io di aspettative ne ho un po', nel senso, tra le esclusive, quindi first party attuali di Microsoft, aspetto titoli come Hellblade 2. Magari sogno erotico sarebbe quello del entro fine l'anno, no? Entro la fine dell'anno. Beh, quello è Quello sarebbe più che erotico. veramente Non andiamo già grandioso. oltre, che è presto, dai. Sempre tra i first party di Microsoft e a questo punto anche Bethesda, visto che comunque è combinato l'evento, mi aspetto qualche annuncio da parte di ID Software o Machine Games. Quindi un brand. La seconda ha twittato al riguardo. Buonasera anche a Rashap. Buonasera, Rashap. Però ecco, non mi aspetto il gioco di Indiana Jones, perché comunque forse sì, potrebbero mostrare qualcosa, però preferirei vedere finalmente il terzo capitolo della serie Wolfenstein, per È esempio. probabile, sai, è probabile. Quello si sente, tra l'altro, ok, sì, è uscito Youngblood nel 2019, se non sbaglio, Di 2000, sì. Arcane, sì. Quindi penso che a questo punto, a distanza di ormai 5 anni dall'ultimo capitolo con Blazkowicz, un terzo sia proprio necessario. Poi comunque tutti i favori delle attuali console, secondo me uscirebbe un gran FPS. Dalle terze parti io mi aspetto un qualche tipo di annuncio da parte di Sega o Bandai Namco. Per quanto riguarda il Giappone, che comunque Bandai Namco e Sega ormai sono, a livello comunicativo, sono molto vicini a Microsoft. Perciò mi aspetto un annuncio da quelle due aziende lì. Gabbiano già ride perché sa che se esulto come l'anno scorso per Yakuza è la fine. Ah, non solo per quello, non solo per quello. Saluto Rasha. E infine,
altre terze parti, oddio, ci vorrebbe una Electronic Arts con un annuncio, un Need for Speed così, sparato così, Ah, Electronic Arts ma potrebbe starci. diciamo che stando le voci del corridoio sono un po' sfiducioso a riguardo, soprattutto la presenza tra Ubisoft e Electronic Arts. Però, insomma, 90 Mai minuti dire di mai. evento si aspettano un po' i botti, quelli che magari sono 95 mancati. quest'anno. 95, ci sono quei 5 minuti che a me Sì. mi mettono un dubbio clamoroso. Leggevo il Quindi commento di Pierre, scusate. lo dobbiamo mostrare. Ricordo la scommessa. Un salutone a voi, il mentore rosso. Vabbè, il mentore rosso è per le occasioni speciali. Per No, le perché devo occasioni raccontare speciali. un attimo perché è intervenuto Pier in questo modo. Semplicemente perché io sono andato di là dove sta streamando Pier insieme agli altri, che salutiamo i ragazzi di Nerdato. E ho scritto nei commenti: ricordo a Pier che se viene annunciato quel gioco deve offrire la cena. Ah, Ed è vero. è quello che poi è intervenuto Giusto, lì. è vero. Però Sì. Parliamo di più ecco, dall'avventura. rumor a parte, insomma, diciamo le mie aspettative sono queste. Non proprio grandiose, però. Insomma, abbastanza contenute, si sa già quali giochi appariranno durante l'evento, almeno alcuni di essi, però sicuramente ci sarà quel One More Thing di cui sentiamo la mancanza, ecco. Con Kojima, magari, così. Può darsi, No, vabbè, almeno così qualcuno sarà contento. qualcuno probabilmente si spara, però. Ma secondo voi è probabile che annuncino i DLC di Elden Ring? Qui? È possibile. È Sì. possibile perché Bandai Namco ha annunciato Elden Ring durante la conferenza Microsoft. Nel 2018 ci fu una mega conferenza, cioè ci furono mega annunci da parte di Bandai Namco tra Elden Ring e Tales of Arise. Quindi non vedo perché anche in questa occasione non dovrebbero annunciare un contenuto aggiuntivo per Elden Ring, così come anche un Terze altro parti ci gioco. saranno, quindi. Sì, assolutamente. Cioè, non sarà un Quale? 95 minuti di Xbox Game Di Studios. nulla, capito? Che si mettono a chiacchierare così, come abbiamo già Le visto a chiacchiere, Summer infatti, dovrebbero Game riservarle per il 14, quindi sono abbastanza tranquillo sulle chiacchiere, in realtà. C'è da capire come hanno bilanciato il discorso studi interni e terze parti, appunto. Ma invece tu non Io. ti aspetti niente, fammi capire. Cioè, ci hai fatto la domanda a noi e tu non dici niente, fai la sfinge. No, vabbè, guarda, io apro direttamente con il Forza Motorsport perché direi che è arrivato il momento, insomma. Ovviamente sono di parte, sono fan della saga da sempre, è ok. Però anche con l'arrivo di Gran Turismo su PlayStation, direi che adesso Xbox ne ha bisogno, insomma. Questo, diciamo, proprio, come dire, parlando proprio di mercato, ecco, al di là del quanto mi piace o meno il gioco. Poi mi aspetto Obsidian che penso tra l'altro annuncerà anche la data di uscita di Grounded, ti ricordi il gioco che avevamo provato in beta, quello Mamma mia, cooperativo di sì, sopravvivenza? però c'è una cosa carina che c'aveva il filtro anti-aracnofobico là, il filtro per gli No, aracnofobici, quello era... è un bel Mua! titolo. Dovrebbero Grazie. annunciare la 1.0. C'è anche il direttorissimo con le fettine Buonasera, panate. direttore! Oh, Buonasera, direttore! Buonasera! grande direttorissimo. E che stavo dicendo, insomma, sì, Obsidian? Obsidian, Grounded, e poi penso anche il loro progetto. Gioco di ruolo, insomma, ambientato nell'universo di Pillars of Eternity. Poi che altro c'è? Ci sono anche titoli second party, tipo Contraband Me lo che ricordo questo, è Ale. quello cooperativo. È stato un teaser, una cinematica, insomma, non si è visto praticamente nulla del gioco, però è sviluppato dagli stessi, da Avalanche, che Just Cause, Mad Max, insomma. Quindi Ok. mi aspetto qualcosina da loro, magari. Anche se, ripeto, abbiamo visto il tiserino l'anno scorso, non so a che punto possano essere, però mai dire mai.
E poi sì, sto benedetto Hellblade 2 che praticamente conosciamo da fine 2019, quindi direi che è anche ora, insomma. Poi se ha, come dire, è un progetto con sulle dimensioni, ecco, del primo, secondo me con i tempi ci stiamo. Cioè non mi aspetto il titolo da 80 ore, ecco. Sicuramente rispetto al primo capitolo, Hellblade 2 in qualità di seguito dovrà un po' ampliare la formula, perché il Sì, primo, budget indubbiamente. permettendo, aveva tanti, tanti limiti. Aveva un sistema di combattimento comunque molto apprezzabile e soprattutto la psicosi di Senua veniva anche applicata sul gameplay, e quindi col fatto di sentire le voci sentivi anche da dove arrivavano gli attacchi, cioè le voci ti dicevano da dove arrivavano gli attacchi. Quindi mi aspetto un qualcosa di simile, ma anche più evoluto, e anche una struttura del mondo di gioco un po' più libera, ecco, non necessariamente un open world o chissà cosa, però sicuramente non un corridoio, ecco. Ok. No, sono d'accordo perché comunque aveva dei limiti probabilmente dati anche dal budget limitato, insomma, che con Microsoft ovviamente è come pescare dalla miniera d'oro, quindi penso che da quel punto di vista non hanno avuto C'è Zio problemi. Paperone che lancia i Sì, soldi così, esatto. tieni, prenditi, prenditi. E quindi, insomma, sono curioso, poi comunque qualcosa abbiamo visto del gioco, poco però abbiamo visto. Comunque un bel Però video. ecco, un'uscita a fine anno, anche un fine novembre, ecco, ci potrebbe stare. Anche perché se no rischi di creare un caos totale nella prima metà del 2023, perché ci metti Quante Starfield, cose devi far uscire? ci metti Redfall, ci metti, cioè addirittura dicevano addirittura anche Forza Motorsport nel 2023, cioè è il caos poi. Ma Il pezzo di direttore dice Forza che sembri uscito Motorsport. in collegamento dal Regno delle Ombre, ma in realtà c'è tempo due, Sì. c'è tutto un giochino, perché man mano che calerà il sole ci sarà la sorpresa. Sì. Ok, E non stiamo parlando dell'organo maschile, ovvero no, sì, devo dire io il ovviamente. cazzo, vabbè, l'ho Ah, detto. beh, è Sì. vero, no, sì. Oh, c'è anche Gerus, Generus, ma quanto siamo matto, contenti. buon salve. Idolo. Ma guarda, per quanto riguarda il discorso pubblicazione da parte di Microsoft, io penso che un Forza Motorsport 8 non uscirà mai nel 2023. Io penso che se devono farlo uscire, lo devono far uscire quest'anno. Vero? Sono della stessa idea. Per me deve uscire per forza quest'anno, perché Ringraziamo comunque Gerus. il gioco è in lavorazione da diverso tempo, forse pure da prima che uscisse la Series X. Sì, Quindi, te lo dico con certezza. poi considerando che c'è stata la pandemia, quindi i lavori sono rallentati, un po' come la storia di Halo Infinite, però questa volta il gioco deve uscire per forza quest'anno. Per me, anche se non si è ancora visto niente, per me lo mostreranno, gli dedicheranno tanto spazio e soprattutto una bella data d'uscita entro la fine dell'anno. Ma io voglio che facciano la presentazione vecchio stile, tipo con l'auto che Con arriva l'auto sul vera, che belle, palco, con che la arriva sul presentazione. palco, super Sì. capona. Poi mette Bellissima, sotto mi è Phil piaciuta. Spencer. No! Spencer entra sul palco in auto. Guidatore Però, ubriaco però, in veste Phil ho Spencer paura durante la che quest'anno presentazione. però che la macchina sia elettrica, c'ho sta brutta No, l'auto elettrica sensazione, in copertina no. ragazzi. C'ho sta Per brutta fortuna sensazione, compro Mentore. digitale, dai, mettiamola così. Vabbè, ma non c'entra niente, sembra macchina elettrica in copertina c'hai, voglio dire. Il caricamento te lo becchi e Lo zitto, so, voglio altrimenti guarda, dire. Phil Spencer durante la presentazione di Forza Motorsport 8 potrebbe entrare come Jean-Claude Van Damme nel video in cui sta sospeso su dei camion, entra con due macchine in spaccata. Il direttore ci Male. sta tirando la sfiga sulla conferenza. Eh no, direttore, ma che Non voglio palle, rischiare, spero solo annunci inconsistenti. Non vuole fare le news il direttore, ma quella ma c'ha PC è ragione. la conferenza PC, direttore, là si poteva L'anno stare. scorso ricordo che c'era anche il direttore che commentava la live Xbox con noi Vero. e a un certo punto è andato nel panico perché Microsoft cominciava a droppare roba a destra e a sinistra, cioè era un macello. Capisco il Direttore, si vedeva direttore. che soffriva di strabismo. A un certo punto Sì, si doveva scrivere le notizie, quindi gli scriveva, occhi facciamo di voi. Povero direttore, ha ragione. Povero direttore.
Posso dire che voglio le tre, io sì. voglio le tre, beh, Perché era più facile più da che seguire. legittimo. Sì, Devo sì, sì. essere Ma perché sincero, mi sa le che... tre aveva qualcosa in più. Cioè, il fatto che c'era ovviamente il palco, sai, il grande capannone con tutta la gente lì che era lì tra il pubblico e arrivavano gli annunci grossi, sentivi il pubblico urlare, scusatemi. E poi arrivava comunque, che ne so, Phil Spencer sul palco e presentava i giochi. Keanu Cioè, c'era Reeves con proprio Cyberpunk. sì. Che Assurdo. poi è Snoffata, diventato scusate, scusate. che poi ha fatto la storia dei meme quella presentazione lì, però sostanzialmente l'E3 aveva un impatto forse più emotivo, molto più coinvolgente. Invece questo format del Summer Game Fest è un qualcosa che trovo completamente distaccato dal pubblico. È più Cioè non un c'è tipo un direct, dai. A parer mio, quel contatto tra sviluppatore, CEO, cioè non c'è quel contatto tra industria e pubblico, proprio un contatto diretto. E questa cosa è un po' mi rattrista perché cioè, proprio il bello delle conferenze delle tre, appunto, era proprio vedere questo pubblico che si esaltava. Poi certo, ripercorriamo poi tutti anche i discorsi di rito, però insomma, diciamo che in quel momento lì lo sentivi proprio Beh, erano l'annuncio, belli l'evento. anche gli incidenti sul palco. Io mi ricordo più di una No, ma volta come? le Aspetta, live. No, no, le parole, santo Dio. accidenti. Incidenti sul palco del tipo, mi ricordo a più e tre proprio di Xbox. Mi ricordo che stavano magari giocando la demo sul palco e di botto gli si scaricava il pad. Ah sì, Cioè, bellissima dei quella momenti roba. Pure meravigliosi, quelli, dei momenti meravigliosi. Questa era la la politica. presentazione di Uncharted 4 tanto E tempo fa. capivi che il gioco magari era live, nel senso, no? Sì. Comunque, Gerus Quindi. dice, esatto Gabbiano, anche solo a livello organizzativo si seguiva meglio di tutta sta roba spicciolata, vero? Perché così è difficilissimo da seguire. E poi che dice il direttore? E tre Figure di... Vedi, il direttore è un po' un amante di ste cose, Sì, comunque. Rage 2 con il Sì. conciglio, questo non me lo Sì, me ricordo. lo ricordo, sì, me Non lo me lo ricordo. ricordo. Nessuno fece una smorfia per quel concerto, nessuno, tutti così, seri, a guardare il concerto, faceva schifo. Rush ci Cioè, dice beh. del Forza Motorsport in uscita del 2023, io mi sento morire, ma No, che brutta notizia gli hai dato, Rush, non si fa No, così, no, ma eh. l'ho letto anch'io purtroppo. Cerco di non pensarci perché spero che Intertainment e Microsoft mi vogliano bene. Ma lo fanno Però solamente next gen? Cioè, o current gen, scusami. anche Nel ecco, <2024. ride> Gerus, vai. No, allora, è stato annunciato e sulla carta al momento è un progetto next gen e PC. Quindi, da quel punto di vista. Però anche un paio di mesi fa era uscita sta cosa della conversione per One. E onestamente una roba del genere potrei prenderla male perché, cioè, ti sei fermato tutti quegli anni per fare sto capitolo di Next Gen mostruoso che tra un po' leggo pure il numero sulle valvole e poi mi tiri fuori il capitolo Cross Gen, insomma, girerebbe un po'. Però vediamo. Vediamo, c'è da dire che Turten non rilascia i giochi se non sono proprio, cioè per loro tipo i 60 frame sono tipo una religione, cioè una cosa hanno proprio Beh, vorrei anche vedere, fasselle, cavolo. sì, Fanno anche fissatissimi, cioè vedere. proprio è team incredibile. E quindi vediamo un attimino. Poi rimanendo sempre, diciamo, in quell'ambiente lì, però mi sposto su Playground che si occupano di Forza Horizon, sappiamo che è trapelata già da Steam l'espansione del 5 di Forza Horizon 5 che sarà Hot Wheels come quella del 3 che io ho apprezzato tantissimo quindi sono contento e, però sempre Playground c'è il discorso Fable che nominava prima il Gabbiano. Fable è stato annunciato lo stesso periodo, la stessa conferenza anche del Forza Motorsport, ovvero 2 anni fa. C'è da capire se nel giro di 2 anni se lo Fanno sviluppo, vedere. insomma,
potrebbero mostrare qualcosina, non dico un'uscita breve perché secondo me è impensabile, però secondo me qualcosina potrebbero, una Beh, demo, insomma, un diciamo che i video. tempi per una demo ci sono, perciò anche che sono 2 o più anni su cui, cioè, ci stanno lavorando, credo proprio che comunque una dimostrazione sia fattibile in questo momento. Tra l'altro, un'altra precisazione, da Steam non è cioè, l'espansione di Hot Wheels per Forza Horizon 5 non è l'unica cosa trapelata da Steam per quanto riguarda questa conferenza, perché poi c'è anche la data d'uscita di Esatto. Scorn, che è un Sì. altro Oh, è vero. shooter in soggettiva molto interessante. Tra l'altro, quando lo vidi molto tempo fa, da prima che venisse annunciato per Xbox, mi ricordò un altro gioco su quello stampo lì, che però shooter non è, e fu Agony, Sì. che non so, Diagoni. Agony. Sì, 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 Oddio, me lo ricordo io. se ve lo siete dimenticato, tranquilli, vi faccio ritornare il trauma. Quel gioco No, no, mi ricordo, Agony, sì, è veramente qualcosa di di nome e di fatto, però dimenticabile, sì, dimenticabile, dai. vabbè, però almeno il titolo faceva fede al gioco, cioè, voglio Sì. dire, almeno. Però ecco, Scorn mi ha ricordato molto quel gioco, ma non per quanto riguarda gameplay e ovviamente comparto tecnico, più quanto per ispirazione artistica me lo ha ricordato. E sono molto curioso di quel titolo, sono veramente curioso. Beh, Scorn promette bene, cioè a me non era dispiaciuto, però certo c'è il rischio di creare un po' un prodotto che ha un'estetica mostruosa e poi, cioè a me mi ha dato un po' quell'idea, l'ultima volta che l'ho visto, cioè un'estetica mostruosa, però poi magari il gioco si riduce un po' a quello, ecco. Sì, assolutamente. Può capitare, perché comunque è già successo altre volte. Sì. Il direttore ci dice che lo vendono a 99 centesimi. L'altro po' lo Agony. troviamo pure nel Sì, è pacchetto delle vero. patatine, cioè. Sì, Agony ormai se lo lanciano così. Però da come fa intendere Matteo, sembra che sarebbe più corretto che ci danno il gioco i 99 centesimi. Ah, sì, ci pagano Cioè, pure ci per pagano per giocarlo. giocarlo, Sì. perché mi sembra di capire che Ma sia. io ricordo quando ci giocai su PlayStation 4, i primi 10 minuti sono stati un trauma, perché nelle zone d'ombra si vedevano dei puntini bianchi. Io, guardando quei puntini bianchi, mi veniva il mal di testa e mi sentivo male. Io ho giocato un'ora a quel gioco e mi stavo sentendo letteralmente male. Madonna, Madonna. Vi assicuro, è una tortura. Poi non mi ricordo se è uscito anche su Nintendo Switch il gioco, ma non oso Mi immaginare. auguro di no, perché Guarda, ti faccio altrimenti un breve povera controllo Switch. se vuoi. Te lo controllo proprio Controlla, adesso. assolutamente Mentre il gabbiano controlla, vi aggiorno sulla live Xbox. Allora, il canale YouTube Xbox ancora non è andato live. Però quello Twitch sì, e mi dice 8 minuti e 40, quindi probabilmente partiranno verso le 19.02 con lo show, insomma, per Allora, Agony informarvi. è uscito per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Non oso immaginare chi l'ha giocato su Switch come si sia sentito. Ha Beh, tutto il nostro, molti forse, porting Switch appoggio. sono scemi, sì. Ha tutto No, il io nostro penso, vai. appoggio. Mi ricordo fece la recensione Pierre di WRC 8, 9, non mi ricordo quale, e scrisse che era una roba ignobile proprio su Switch. Perché poi, tra l'altro, Switch ha pure quel problema dei grilletti che sono dei pulsanti praticamente, non sono proprio Sì. trigger con la corsa. E praticamente era full gas o senza gas, Ho quindi non è tutto o che. Sì, ho niente. tutto o niente, esatto. Acceso o spento. Che ha Vabbè. scritto Jarus? Invece posso dire che così dal nulla oggi ho visto Moss Book Moss 2 Book sulla 2. PS. Lo Aspettate saltavo un di gioco. già. Aspetta, non lo conosco. Non Ah, conosco. è da un po' che è uscito. Uscito a fine Ma non lo mese. conosco sto gioco. Praticamente è un gioco per VR, Ah, per PlayStation per VR. VR. Sì. Ah, ok. Non lo Se non conoscevo. sbaglio, è un puzzle game Ma è solo avventura. VR, mi sembra di Sì, capire. solo VR. Poi Ok. arriva anche su Oculus Quest, se non sbaglio. Ok. Cioè, nel E senso,
giocare, cioè col pad zero, ecco, nel senso. No, puoi no, solo pad non lo puoi giocare purtroppo. Ok, Hai sì. bisogno del visore. Ok. Esatto. Un Esatto, ho peccato giocato perché. su YouTube. Ok. Perché è molto Me lo vengo a interessante anche vedere. quello. Pad VR, ok, senza TV, ok, perfetto. Preciso. Uno di quei giochi che vale la pena davvero. Tra l'altro, una Interessante, interessante. cosa. Una Matteo, cosa che mi sei un po' meraviglia è laggato. che finora Ok. Microsoft non ha annunciato qualcosa adesso. Oddio. Eccoci, eccoti, eccoti, ecco. Ah, ok. Vai, vai, Mi sa vai, che c'è un po' tranquillo. di. Non ti preoccupare, ciao Tobia. No, dicevo, mi sembra strano che Microsoft fino ad ora non abbia annunciato qualcosa come un VR o. Cioè, per allargare un po' gli orizzonti sulle sue esperienze, Ma che guarda, ti secondo posso me, dire che magari un VR secondo realizzato me. da Microsoft può fare. Non sono d'accordo con te, Matteo. Secondo me il VR è una tecnologia fine a se stessa, cioè, ovvero tu ci devi credere tremendamente per sviluppare un tuo VR, che poi tra l'altro faresti pure prima, non lo so, a, come posso dire, rendere compatibili gli altri VR in circolazione su Xbox, faresti molto prima. Ma secondo me, sviluppare un VR, se Microsoft dovesse mai sviluppare un VR, dovrebbe poi concentrarsi anche per le esclusive VR. E secondo me è il gioco che non vale la candela. Perché sì, Sony ogni tanto ti fa uscire delle esclusive VR, come quella di Horizon Forbidden West, non mi ricordo come si chiamava quello di Horizon. Call of the Però. Mountain. Call of the Mountain, grazie. Però, secondo me, no, cioè, come posso dire, non funziona per il momento il VR. Esploso i primi anni che usciva là, il gioco per VR, qua, lì, lì, là. Però, secondo me, non siamo ancora pronti per il VR. E forse non lo Oddio. saremo neanche mai, perché. A parte i simulatori di guida e alcune esperienze che possono essere più o meno buone, il giocatore non è che va a provare il VR, anche perché comunque col VR hai, come posso dire, determinate meccaniche che influiscono sul tuo organismo, cioè già solamente il motion sickness ti potrebbe distruggere. Secondo me è troppo rischioso. È inutile per Microsoft sviluppare una tecnologia simile. Raga, scusate, non vi volevo mutare. No, Cioè. no, no. Microsoft, tra l'altro, parallelamente aveva cacciato fuori, mi ricordo anche in conferenze 3, aveva tirato fuori Forse HoloLens, no? cosa Aspetta, che non ho capito. mi sa che Matteo ha qualche rallentamento di linea. Ah, un attimo. Matteo, se volevi continuare tu quello che stavi Sì, no, dicendo, poi cambia. dicevo che Microsoft stava lavorando a HoloLens, no? Che poi, vabbè, ha avuto tutte altre applicazioni, però mi ricordo c'erano fatto quello con gli ologrammi, La praticamente. Sì, demo di c'erano fatto la Minecraft, demo di bellissima Minecraft, che era quella. una figata, sì, però era un dispositivo che costava, che costa, credo, 2000-2500 euro, quindi, insomma, non era proprio da console, ecco. Sì, perché comunque il mercato console deve essere accessibile, Eh sì, quindi. quella diciamo la chiave, se no uno giustamente Se sta sul no, là PC, fai li implodere spende. tutto. Buonanotte. Ma quindi non iniziano Ok. alle 19 precise? Fammi capire. Allora, su YouTube ancora sono offline, su Twitch mancano 2 minuti e 50, Non è quindi che sei vedo un po' in se. ritardo con Twitch, prova a riaggiornare la No, pagina. no, ho fatto già più volte. No, Ah, no, anche ok. YouTube non parte, credo. Ma loro di solito sempre quel paio di minuti. Accademici e così, che Sì, giustamente siamo slittano. all'università. Sì. Appena parte comunque attacco tutto, non vi preoccupate, non ci Oh, perdiamo che nemmeno uomo! un secondo. Grande mentore, Oh. grande. Ma tu volevi fare una domanda a Matteo, giusto? Che Oh, sì, infatti, ne sì. parlavamo Ah, prima di giusto. entrare in onda. Sì, la domanda è,
sappiamo che tu non possiedi sì, un Xbox. Sì, 15 minuti sono sempre concessi. Facciamo questo spoiler alla community. C'è un qualcosa che dovesse uscire fuori dalla conferenza? Oddio, devo andare a comprare la console domani. Di certo non sarebbe un nuovo gioco di Kojima a farmi cambiare okay. idea. Detto subito proprio flammare, così, subito, tac! Ecco qua. Però, ci sono dei giochi in realtà che Eccola qui, aspetto. Sono partiti. Che aspetto da Microsoft e che verrebbero per me l'acquisto di una console direttamente. Sono appunto Hellblade, possibile Doom in esclusiva, per fare un esempio, ma dipende anche da cosa tirerà fuori Bethesda, oltre a Starfield e The Elder Scrolls. Dipende da una serie di fattori. Deve esserci qualche gioco anche, almeno dal mio punto di vista, di matrice giapponese che rimane lì in esclusiva su Microsoft ed è così bella che mi fa desiderare di acquistare una console Microsoft. Quindi diciamo che allo stato attuale l'unico gioco che aspetto tantissimo tra quelli annunciati, che aspetto tantissimo da Microsoft al momento è solo Hellblade 2. Poi bisognerà vedere come si evolverà tutto quanto. Mi sente l'audio? Datemi feedback al volo. È un po'... Sì. Lo sento un po' a stecca. Ok, abbasso. Ok. Oh, non so... che si sente veramente fortissimo. Al momento non sento voi. Va bene così. Sta quasi al minimo. Non so se dalla chat... infatti chat fateci sapere se sentite pure il nostro parlato. No, faccio qualche commentare delle mie. A me si è abbastanza ok. Dai, okay. Aspetta, lo abbasso un altro pochino. Proprio un minimo, una stizza come... Va bene? Oh, perfetto, oh, perfetto. È mentoriano ora, perfetto. È mentoriano. Allora, beh, era partito proprio a palla, stavo tipo... Beh, la sveglia per telefono. YouTube a essere alto di suo. Ok. Vabbè. È YouTube. Grazie mille per i feedback. Ok, a posto, raga. Quindi hype oppure moderatamente hype oppure no, non me ne frega. Moderatamente hype pure per me. Ok, si parte. Il mentore invece sta tipo così, sta. Vediamo con sta... cosa si parte. Teso. Tampoco entra nello schermo. Dai, Persona 5 si abbracciamo, dai, mentore. Può darci che arrivi, Dai. Vedo cose giapponesi, Gasa. Xbox console exclusive, partono così. Boom. Oh, che bello. Magari Starfield. Ah, è Redfall. Subito con Redfall attaccano. Il cooperativo sviluppato da Arcane. Siegfried, grazie per aver iniziato a seguire nerdevil.it. Grazie, si è capito. Ok, ci piace. Gameplay di Redfall. Il primo gameplay di Redfall che vediamo. Ok, alzo il volume. Grazie Gerus per il feedback. Oh. Quindi questo era lo shooter cooperativo? Sì. Oddio, sembra molto single player, no? Non sono stati chiari sul come... Però vediamo. Qui c'è stato un po' un party violento. Ecco i vampiri, quindi il sangue ha senso. Vabbè, infatti, sì. E poi questo è il footage della pre-beta. Pre-alpha, quindi... addirittura. Pre-alpha. Il gioco è previsto praticamente per la prima metà del prossimo anno. Quando esce? Quanta roba esce la prima metà del prossimo anno? Cioè... capito il discorso che ti facevo. Sarà un po'... Fa troppa. Comunque mi piace che ormai, cioè, praticamente si parte con horror o semi-horror, ormai tutte vero? Le differenze. Sì. Per la gioia di Pierre. Per la gioia di Pierre. Cioè, è una cosa incredibile. Poi sicuramente sarà un bel progetto e tutto quanto, Posso dire che mi fa ridere come vengono disintegrati i vampiri che tipo girano come Beyblade. Quella roba. Sì, quello è per spingere il particellare e dire guarda quanto è figa la grafica. Esatto. Non mi fa ridere perché li vedi girare così a cazzo. Sono contento che Redfall comunque ha lasciato parecchi interrogativi. Poi è stato il gioco di chiusura della scorsa conferenza.
Il direttore dice: finché puoi sparare, gli horror non sono così spaventosi. Anche hai questo ragione. È vero. Anche effettivamente. Questo. Però non è sempre detto. Puoi cagarti sotto con... il commento. Il commento. Ho detto. Sì, sì, sì. Grazie, ma bastardo, però apprezziamo. Abbiamo capito. Sì. Io devo dire che Arcane la odio, però diciamo che con Deathloop un po' hanno guadagnato un po' la mia fiducia. Chissà, magari Redfall riescono un po' a convincermi, che ho un rapporto complicatissimo. Mi pare di sì. Quindi nel caso si può pure provare insieme. Sì, sì, nel pass, sì, sì. Ah, vedi, ogni personaggio ha i suoi poteri. Ma guarda, se la giocano bene, la cooperativa è uno di quei giochi che ci stai le giornate proprio. No, cazzo, è come la... cioè, incredibile. Il nostro Matteo subito dice: ma io non la sopporto qua in chat. No, no, no. Matteo, cosa hai fatto? Hai scatenato la guerra civile. Vabbè, bene, bene. Mi sembra diverso da Borderlands in realtà, perché non vedo quel loot continuo. Però vediamo un attimino. Oddio, Borderlands no. Sì, no, no. Recensione assegnata a Matteo. Perfetto. Perfetto. Grazie, direttore. Prima il dissing a Kojima, ora il dissing a Kojima non è finito, perché se Kojima sale sul palco lo faccio io. No! No, scherzo. Si dicono gli abbonamenti. Bellissimo. Vabbè, ma comunque ci sta, un po' di diss ci sta, ragazzi. L'importante ma è che rimaniamo sempre educati sì. E non ce ne comunque, usciamo con frasi della serie. Dire che... cioè, dall'annuncio nel giro di un anno vedo che il progetto, insomma, prosegue bene. Direi di sì. Cioè, adesso mi è più interessante, lo trovo più interessante, ecco. Il primo trailer non mi convince affatto. Però posso dire una cosa, mi aspettavo un gioco più alla Left 4 Dead, invece è abbastanza serioso questo. Sì, è serio. Cioè, mi aspettavo una cosa diversa, mi aspettavo, sincero, eh? Però devo dire che ha molto stile, cioè... Assolutamente, assolutamente. Mi prende, mi... Ripeto, se si giocano bene la carta multiplayer cooperativo, secondo me... La nostra musica dubstep che non manca mai. Vediamo se danno già una data oppure generico 2023. Dalla data possiamo pure capire quando uscirà Starfield. Redfall 2023, ok. Xbox, okay. Console, PC, cloud. Beh, già avevo Day One su Game Pass. Game Pass al day one, vabbè, questo ormai per le esclusive diciamo che è un dato. Ragazzi, io sono un pelino più avanti, ma... Eccolo qua, è tornato Vai spoiler bravo. Matteo, dai! No, ecco. Attenzione! Attenzione, il gioco più amato dal direttore! Che ha bestemmiato come fatto sul primo! Io penso tutte quelle persone che lo stavano aspettando adesso stanno avendo 4 infarti consecutivamente. Ma tra l'altro è uscita anche la voce che potrebbe arrivare al day one nel pass. Beh, non lo escluderei, eh. Cioè, penso che questo sia uno dei giochi più attesi dal pubblico. Quanto diamo, vabbè, questo lo puoi far passare. Fallo passare, dai. Io fate sono voi, Bartotto, okay. Fate voi. Perfetto, non abbiamo nulla da dire. Devo dire che lui è una bella mina per la conferenza, eh. Cioè, sappiamo quanto è attesissimo come pochi. Già. Game Pass, sì. PC e cloud, quindi... Niente data d'uscita, però. però arriva nel pass, dai. Console premiere, attenzione. Ma sono partiti proprio a razzo questi console launch esclusive. Sì, sono scatenati.
Sì, il direttore in questo momento. Che cosa? Mamma mia, stavo per dire qualcosa di brutto, mi sono... Ciao Simo, questo vorrebbe essere interessante. E... Silk e Song. Il seguito di Hollow Knight. Sì. Questo potrebbe essere interessante, eh? Devo dire che è figo. Mi fanno ridere le armi, già se per sì, questo. Sì, le armi piace. Sono una comica totale, però è... Sono delle hit. Ah, vediamo un po' se ci fanno vedere le brum brum. No, ma perché vuoi le brum brum pure qui? Ma dai, Ettore, ma che cos'è? No, dico che arriva Forza Motorsport a breve, magari. Ah, vabbè. Ma no, ma quanta le violenza. Le brum brum aliene, no, dai. Le brum brum aliene non sono brum brum. Ma no, devo dire che ha stile da vendere su... Sto... Ma gli ha fatto una Shoryuken! Eh sì, è un titolo molto ispirato, eh? Sì, è una console launch esclusiva, quindi è un'esclusiva temporale su Xbox. Oddio, ma è carinissimo però. Icon Live. Se è esclusiva Game Pass anche lui. Ottobre bello, 2022, sì. Quindi è vicino. Bello, questo me lo gioco volentieri. Questo, oh questo mio Dio, esce l'esclusiva quest'anno. Welcome to the Xbox and Bethesda Game Show. Ma ok. Today we're doing something we've never done. Cosa? Una persona che respira. No, no, arriva anche Phil è previsto. No, 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 mi sto preoccupando, datemi Phil, sono studiato. You're gonna see more gameplay than we've ever had. Phil Spencer che entra come John Cena nel palco. Phil Spencer entra con la macchina, io ve l'ho detto che entra con la macchina. Mamma mia. Ragazzi, questo è quello che guadagno grazie a Xbox. E tra l'altro una macchina entra driftando. Tira fuori il pacchetto di Gregor. E entra con una Toyota AE86. In 12 minuti già tre giochi che ci piacciono. A terra col jet. Nel passo. Today we're going to show you more than 30 titles that are coming to Game Pass. And that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. 30 titoli che verranno sul Game Pass. Our next announcement shows that the cominciano a sganciare, ma arriva Diablo 4, non so qualcosa. Diablo 4 è emerso, tra l'altro, che nelle registrazioni non sono incluse le console old gen. Quindi può darsi che anche Diablo 4... Posso dire meno male. Vabbè. Janus mi conferma che sono 30 e il direttore ha detto no, vi prego. Non è colpa nostra, direttore. Players have created a thriving culture of competition. Ah, Riot Games. Sì. La casa che dai, io lo pronuncio all'italiana, scusate. League of Legends. Ma proprio ieri mi sono visto una partita di League of Legends. Però mi è piaciuta questa. Ah, forse Wild Rift. Ci sono tanti giochi in sviluppo basati su League of Legends, tra cui anche un picchiaduro. Eccolo, eccoli. Ah, Valorant, anche vero. A parte loro non c'hanno solo League of Legends. È quello che gli fa guadagnare. Il volume che non lo sento lui. Ah, ok. Game Pass. Cioè, arriva tutto... No, vabbè. Cioè, se porta tutta quella roba su Game Pass... Beh, di Valorant si parlava di una versione console tempo fa, chissà. Secondo me potrebbe... No, io League of Legends Wild Rift rischio di chiudermi di male, però vediamo. No, 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 ti prego, Mentore, no, no, non ti posso perdere così. No, Mentore, no. Già. Ecco, è finito Mentore, signori. Sì, è sì, stato sì, sono finite, sono un uomo distrutto. Ah, perché tanto questo si può tutti giocare i campioni sbloccati nel pass, quindi è c'hai cioè, proprio la versione quella da super sciuppatore. La Plus. Wild Rift. La versione pay to win. No. Hai la versione giusta del gioco, esattamente. Team Dota 2 nel frattempo. Comunque bravi Microsoft che hanno fatto un accordo con loro, perché comunque
sì, che hanno in mano una serie di titoli che hanno un mercato incredibile. Vero, vero. Veramente bravi in questo caso. Non ho ancora capito Teamfight Tactics come si gioca. Però bisogna vedere sia console che su PC o solo PC. Penso il League of Legends, quello che si è visto base, penso sia PC, perché per le console c'è proprio la variante Wild Rift. No, vediamo, anche Valorant, vediamo, con tutti gli agenti sbloccati. Immagino, ma che scusami, siano tutti i dettagli che capiremo. Ma su Xbox non si può collegare PC, mouse e tastiera? Sì, puoi, sì, però una... Allora, secondo me lo porteranno pure su Xbox. Vediamo, però lo devi mettere come requisito mouse e tastiera in quel caso, perché per i pad hai Wild Rift. Sì, tecnicamente dovresti proprio fare tutta la mappatura di comandi per i pad. E lì sarebbe un problema. Game Pass, così proprio. For PC è più mobile. PC è mobile, quindi non console. PC, ok, quindi per ora versioni console... Okay. Non menzionate. Vabbè, però ci sta. Non è escluso, secondo me, più avanti, sai. Una volta c'è l'accordo, adesso immagino. Adesso immagino tutti i possessori di quei giochi stanno sclerando. No! Questo è a Plague Tale. Esatto, questo qui è a Plague Tale. Tra l'altro, una volta si vocifera doveva uscire l'11 maggio questo gioco, doveva uscire secondo. Ma quanto è bello. Però sì, questo ormai deve uscire quest'anno. Questo esce quest'anno e nel pass è già confermato. Sì, sì. Chissà quando. Secondo me prima del previsto, sai? Ma io penso qualche mese. Come, che delusione il primo, Gerus, dai. Oh, dai. No. Beh, il primo soffriva di un gameplay un po'. Cioè, a mio parere. Oggi mi faccio linciare, però il primo soffriva, secondo me, un gameplay un po' troppo guidato. Poi saluto, sì, anche Salvo, sì, 128k, che pure lui mi vuole mangiare. Oggi vi siete svegliati cannibali. Molto. Oggi vi siete svegliati tutti cannibali, mi fa piacere. Potrei cambiare a Gerus con Death Stranding, ma farò il bravo. Poi l'ambientazione comunque di A Plague Tale è molto bella. E bello è anche giocarlo in francese, poi. Sì, io A Plague Tale lo giocai in francese, col doppiaggio francese. Che è l'originale, poi, il doppiaggio francese. Loro utilizzarono il francese del XIII-XIV secolo. Non è il francese moderno, quello che si parla in A Plague Tale. È pur sempre francese. Tra l'altro ricordiamo che lo stesso studio ha collaborato anche per Microsoft Flight Simulator. Assolutamente. Xbox, PC e console. Ah, di nuovo che questo 2022. Mazza! Strano però. Avrebbero voluto annunciare. Magari la Gamescom droppano la data. Oppure il 14 droppano le date. Adesso esce. Gioca lo Game Pass, God of War, tipo. Potrebbe essere Forza. Potrebbe essere Forza. Sì, è Forza. Si emoziona. Felice, eh? Ma guarda che bello. Guarda i motori, guarda le sospensioni. È legale, ma è legale. Ma cos'è graficamente? Oh. Ma quanto è bello. Per Forza, è certo. Per Forza, bella battuta. Per Forza, vero. Che Forza. Qui il panico, le gare di drift, sì. Mazza, hanno messo pure le gare di drift, è bellissimo. Auto, no, ma è una cosa fuori di testa. Cioè, e lo stream è super compresso, eh. Poi mi andrò a rivedere il trailer in 4K tipo 10 volte. Così imbianchi anche le pareti. Oh, il sistema, bravo, dei danni rivisto, mi auguro. Mamma mia, quanto è bello, forse. 4K, quindi confermato il 2024, Gerus dice. ho una paura, eccolo, io lo sapevo, no. Maledetti. Vabbè, Spring 2023, dai, cioè. Però cavolo, quanto soffro.
Forza Motorsport. Eccolo. Oh, ma non è entrato con la macchina. No, no, è entrato a piedi. Carburante costa troppo. È non vero. Può avvenire con la macchina. Comincia a diventare verde, Muri. Guarda che bello. Drinking game, attenzione, uno sciottino ogni volta che dice il metro senza senso. Andata. Andata, ragazzi, se avete alcolici e non dovete guidare, bevete. È spuntato il verde finalmente. Ora mi trasformo in cosa? In Shrek mi trasformo. Fiona! Ciuchino! Eccolo. Welcome to Maple Valley. This track has been a fan favorite. Ah, Maple Valley, sì, sta nel dal primo Forza Motorsport praticamente dal 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera. Però questo 2023 quanto pesa. Let's jump in with the M8. Infatti è peccato. Cosa? Dovresti essere felice che hanno curato pure gli ambienti. A differenza molto di Gran felice. Turismo 7. Molto felice. No, è vero. Gran Turismo 7, per esempio, gli ambienti esterni non scatterà, sono ma graficamente è devastante. This includes a 48 times improvement in the. Ma l'hai abbassato ah no, no, sono loro che parlano, ok. Sì, sì, l'ho abbassato perché sennò il rombo delle auto penso ci copriva. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D materials. Beh, allora qualcosa per fine anno, se non c'è lui devono tirarla fuori, Vabbè, c'è l'espansione di Forza Horizon. Ho capito, però l'espansione non è abbastanza per la tua voglia di brum brum. No, vabbè, ma in generale per insomma, per Xbox devi tirare fuori qualche titolo nuovo. Più che altro un'espansione confrontata con un gioco nuovo. No, sono contento perché è evidente che stanno facendo un lavoro incredibile con questo Forza Motorsport e ci tengono a rilasciare un titolo impeccabile. Però ovviamente spiace. Io sono curioso di vedere più che altro sotto il profilo della carriera come verrà rimaneggiata, modificata e tutto quanto. Vabbè, è tutto dinamico, vabbè, proprio in una maniera. These new simulation details add further depth, drama, and dynamics to the racing experience. In addition to our dynamic time of day, Ford Plus lighting and physically based lights come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures. Qui hanno rubato i fuochi d'artificio da Horizon, però sì. Grip. Vabbè, dai. Vabbè. Ma sì, dai, è una battuta. Vediamo un po'. Intanto c'è la Mazda. La Mazda con rotativo, gabbia, eccola, l'hanno messa per Ah, sì. Sto citando. And new depth in car building create the ultimate racing playset. Car building, aspetta, che faccio? Lavoro sul motore? Oddio. No, Mentore, no, attenzione. Mentore, passione meccanico. Tutto. No, vabbè, c'è un dettaglio clamoroso. Bella quella pinna, comunque, messa lì. Really shines. Però se è da vedere, questo livello di dettaglio nelle macchine. Ah, il parco auto, come sarà? Me auguro penso ampio, sai, perché comunque già Horizon è arrivato alle 600 per Horizon 5 e di solito ne ha meno del Motorsport 2, quindi. Using the power of the Xbox Series X and S consoles. Oh sì, bella la GTR. Non come Gran Turismo 7 che solo nei replay mortacci di Pippo. Tutto ray tracing next gen. Beh, vedi, almeno non c'è la versione One. Immagini, sì, arriva anche su One, così. Riescono a versione depotenziata. Build separate. Ok, nel senso. The beauty of our cars and tracks. Our new dynamic time of day, advanced car damage
Io sono felice che loro stiano descrivendo il gioco, ma adesso basta, eh. Vi voglio bene. Beh, dai, un'ampia presentazione forse ci voleva. Comunque. Beh, sì, non no, da due basta. Anni. Basta. Basta. Beh, dai, i sottotitoli almeno... leggo Water Grugling. Il dente di forza ce lo siamo tolti. Bellissimi i sottotitoli grazie, di YouTube. Grazie, Cerus. Si riparte. Un altro degli sto abbassando la parolina magica. Microsoft... Aia. 40° anniversario. Che okay. Ah, è l'aggiornamento di Flight Simulator. Ah. Credo, eh. Ci sono scordati di dire che esce nel 2024. No, primavera 2023, caro. Comunque mi ha sempre ispirato Flight Simulator, quasi quasi lo vorrei provare. Bello, dico, Flight gli Simulator non è male, però certo, devi stare nel mood giusto, diciamo. Cioè, non è proprio un titolo che di partenza, oddio, mi diverto da matto, capito? Però... veramente notevole, cioè che poi anche lui è fatto con l'engine di Forza Motorsport. È un bell'engine. diciamolo. Non ci ho mai avuto il coraggio di provarlo, cioè non se siamo in due. Ecco, questo puoi visitare praticamente di... tutto il mondo nel gioco, cioè è una cosa. Sì, è senza senso quella roba lì, veramente senza senso. Hai detto senza senso. Questo è un altro dei giochi per cui acquisterei una console. Ah, vedi? Visto che PC mi costerebbe un po' troppo. Ma sai che io però... me lo volevo prendere un PC da gaming? Eh? Me lo volevo levare sto sfizio. Novembre 2022 l'aggiornamento. Cos'è su micro? Ah, è il Pelican di Halo, ok. Ma cosa non hanno ficcato qui dentro? Che grandi, che grandi. Pelican di Halo in Microsoft Flight Simulator. Che grandi, cavolo. Vorrei atterrarci sopra casa mia con quello. Assolutamente sì. Comunque siamo quasi alla mezz'ora e di cosette ne hanno cacciate, eh. Ah, disponibile da oggi gratuitamente. Andate a scaricare. Corri. Correte. Blizzard. Diablo. No, Overwatch 2. Overwatch no! 2. Beh. No, ti... no, il primo l'ho consumato potente, quindi pure io. Io no. Mi spiace, io... non fa per sì? Me. Oh, il mio main zeniatta, che bello. No, il mio main chi era? Lucio, credo. Sì. Vabbè. Ma quindi sì, non flexano gli shader adesso? Forse... no. Chissà, magari finalmente la data d'uscita. Potrebbe. Sicuramente annunceranno la nuova beta, però questa volta anche su console. Ah, nuovo eroe? Che è praticamente ottobre? Esce ottobre. Beh, non è male come data d'uscita. No, non è male per niente. Cioè, magari è pure nel pass al day one. Cioè, tutto nel... Free to play? Non serve. Cosa? Il pass. L'avevo letta questa voce, poteva diventare free to play, però... ci saranno le skin a 10 euro, però... No, totalmente inaspettato. Cioè, Overwatch 2 free to play ci metto la firma, per carità. Tanto stanno presentando nuove mappe e vabbè, qualche eroe nuovo. Madonna, quanto tempo ci ho passato sul primo. Eppure non ti facevo giocatore di Overwatch. Il primo mi sono chiuso male. Su PC poi. Addirittura. Sì. Poi l'ho ricomprato su console, ma non mi ha preso come di là. 4 ottobre, Early Access. Ah, va bene, ci piace. Onesto.
Eccola qua, nuovo eroe, nuova eroina. Eroe, sì, che si è intravisto. Non nuovo usare questo termine, per favore. giusto, dopo. Scusate, non ci avevo fatto... abbiamo avuto non ci stavo un pensando. Un che era molto sui generis. direttamente da Rage 2. Sì, esatto. Sì. Ma tanto sono tutti amici ora, Bethesda. Tutti ah sì, amici. Mega ammucchiata. Vabbè, i filmati della Blizzard sono sempre... Bellissimo. Sì, sui filmati, c'è cioè quello, se ancora ricordo, dei fratelli Draghi, che è una roba, mamma mia. Di Hanzo e Genji. Madonna. Che bellezza. Beh, se c'è però... perché no, anche di Free to Play... È pesante, È pesante. Mm-hmm. Cioè, Free to Play ovunque, non solo su... Spazza via tutti. Cioè, potrebbe. 4 ottobre, free to play, nuovo ero. Ci sta. È un annuncio che mi piace. È stato un annuncio che mi è piaciuto tanto. Infatti questo... il direttore è scomparso, mo che stanno annunciando un fracco World di Premier, roba. Xbox il direttore Studios. Siamo con lei. An outside game production. Ah. History is filled with moments of greatness. Some well known, some lost. Già che a turni. Ma sì, era il tempo per lui. In effetti. How would you reshape the world? Sto ancora mettendo a fuoco, però non mi dispiace quello che vedo. Beh, è basato su a turni, quindi. Quindi, se non a turni male. Già ci piace finché ci sono i sì, turni. Sì, siamo un po' nostalgici anche noi. Tra l'altro, a proposito di turni, dovrebbe arrivare forse qualcosina da Square su Final Fantasy VII Remake. Sarebbe annuncio per la versione Xbox. Sì. È curioso che non la... Vabbè, in realtà adesso la possono annunciare perché l'esclusività temporale finirà da un pezzo. Non vorrei che poi magari fosse legata unicamente PC a... Game Pass, quindi è proprio una... Vabbè, titolo PC si capiva, insomma, se era gestionale. Però... Oh, sputaci sopra. Ci piace questa Microsoft che pensa anche al... Eccoci qua. Al PC. Venditore di pentole numero uno. No. Però è vestito come una pentola, effettivamente. Poi c'è... anche con Redfall. Poi c'è Todd Howard che vende le pentole direttamente con Giorgio Mastroda. Ah, ma adesso il paraculo mostra Starfield. Adesso il paraculo mostra Starfield. Deep customization. Anche perché vorrei vedere qualcosa di quel gioco, io visto che non ho mai visto gameplay niente. Di Starfield devono farlo vedere. 10 minuti di gameplay con Vasco. Gli diamo fuoco. No. Elder Scrolls Online. Che esce questo mese, esatto, questa espansione. Esatto, Jairus, Starfield lo vogliamo tutti. Sì. Tranne io. Bravo, bravo, mamma mia Matteo, quanto ti adoro quando fai così, bravo Matteo. Ok, questa è l'espansione, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online. Sto gioco è immortale, e sì, forse è pure un bene. Proprio... perché mi ricordo hai avuto quel collasso iniziale, no? Sì. Un po' come Final Fantasy 14, diciamo. In entrambi i casi li hanno riacchiappati bene, dai. Sì, sì. Testo online vuole più... Piante attraverso i muri. Oh, esatto. Beh, con i bug Bethesda non si scherza, diciamo. Sono sempre piacevoli da vedere. Sì, sì. Tanto io leggo sempre i sottotitoli di YouTube Animals Galloping. Animals Galloping. È bellissima questa cosa. Animals Galloping. Xbox il 21 giugno. Ok, boh, esce praticamente. Sì, sì, l'espansione questa già si... Fallout. Ah, questa ho letto qualcosina, a parte di 76, ma proprio sulla saga di Fallout. Eccola qua.
La serie di pentole Fallout, allora. Mamma mia, adesso sarà tutto fomentato, Pier, già me lo immagino. Fallout! Anche lui lo stanno riprendendo. Sì. Lui è proprio partito proprio 76 in una maniera... con l'aggiornamento Wasteland, se non sbaglio, lo hanno ripreso molto bene. Certo, sì, fece quel... mostrato, quella quindi. Caduta in basso con servizio Plus che costava 90 euro l'anno. Momento in cui, cioè, momento peggiore in cui lanciarlo perché il gioco stava proprio morendo, cadendo in malissimo. Basso. Sì. Era proprio nel periodo pre-Wasteland. Adesso magari può anche valere la spesa, però. Rialzo il volume? Basso, ditemi un po'. No, lascialo così. Lascialo occhio al copyright più che altro. Vabbè. Ah, vabbè, ma il copyright lo lasciamo gestire al direttore. Esatto. Noi ce ne laviamo le mani. Aspetta. Direttore, se ci sei, batti un colpo. È partito il Norton, appena l'ho detto, pazzesco. Più che altro mi piacerebbe vedere, da non fan di Fallout, sia chiaro, perché purtroppo neanche Fallout riesco a digerire, però sai, l'annuncio del quinto capitolo sarebbe fatto male. Vabbè, no, basta, dopo il 4, per favore, no. O il remake del 3, o il remake di New Vegas. Quello, il remake del 3, io ho sentito qualcosa, però... Hai sentito la forza scorrere. Un remake di Master di il direttore è un virus. Il direttore è un virus, certo, sarebbe una bombetta mostrare qualcosa di The Elder Scrolls 6. Lì si vola altissimo. Starfield, ok. My good friend Todd Howard will be here to reveal... Oh, entra eccolo. Il venditore di pentole 2. Il venditore di pentole 2. Eccolo che appare, eccolo, lo sento. Ah no, ok. Un master in televendita, praticamente. Mamma mia, che mostro. Bello Starfield. Ah no, ok, attaccano con bello. Horizon. Bello. Okay. Brum brum anche su Starfield. Gasano. Si va a finire come... prossimo Fast and Furious. Comunque mi dà fastidio che non ci sia la tua citazione qua tra le cose presentate. Mi dà fastidio. Fai il bravo. Ah, Hot Wheels dentro alle rovine messicane. No, vabbè. Ah, pensavo dentro a Starfield. Sarebbe stato male. No, vabbè, sì. questo è definitivo. E anche la con neve. Le auto vanno a sbattere nei muri invisibili. Esatto. Si compenetrano. No, guarda, l'espansione Hot Wheels del 3 era una roba devastante. Ma è tornato ora che ti sei perso. E allora, sicuramente ci butteranno giù tutto perché c'era una musica famosissima e quindi il copyright colpirà. Quindi arriva l'FBI. Ma non è vero, Gerus, non trollare il direttore, dai, non hanno annunciato Starfield. No, Starfield ha detto forse più tardi da quello che ho capito perché c'era l'altro passo, più tardi sì, con l'altro venditore di pentole. Lui dovrebbe essere imminente, tipo fine mese l'espansione. Ecco, luglio, no, 19 luglio. Va bene, dai, è prossimo mese. Ci piace. Niente male, eh? Sì, una bella espansione. Esce questo mese, non ho capito, mi sono distratto un attimo. 19 prossimo luglio. Mese. Tra un mese. Okay. Console launch exclusive. Ok, questo se tanto mi dà tanto mi sembra Ark 2. È Ark, sì. No. Ah, non vedo l'ora di vedere il grandissimo faccione espressivo di Vin Diesel. Oh, arriva Vin Diesel così, bam, con la tanica di benzina. Bellissimo, dopo che abbiamo avuto il momento de rock. Con la Camaro arriva, investe i dinosauri, li mette sotto. Come uccidi i dinosauri, gli do fuoco. Aspetta, invece come li aveva eccolo! Ucciso? Eccolo! Oddio! Che ridere che fa! No, Ark non è male, però di entrare un po' nel mood. Io però si vedeva che era un po' un progetto un po'... no, basso budget, però un po', insomma... Mi qui un però anziché dire Ark Family, 2, dirà Tribù. Tribù, esatto. Ops, Vincenzo Benzino. Che è successo? Sì.
Aspetta che mi sa, ok, si è ha chiuso, appena torna Murri lo reinseriamo. Perché gli è zompato internet? Ok, questo è Scorn. No, ma si è perso Scorn. Si sta ricollegando, appena lo vedo. Questo è Scorn, come dicevamo prima, già è emersa la data, dovrebbe arrivare a ottobre. Abbastanza disturbante come... Sì, lui è molto disturbante, però mi auguro che non si riduca tutto a, appunto all'estetica. Cioè, spero sia Anche proprio perché di divertente da estetica ci giocare. sta, eh. L'estetica è mostruoso, cioè. Veramente totale. Aspetta, ma avevano pure detto la data quando usciva questo oppure... Sì, ottobre. Ottobre di quest'anno. Ottobre di quest'anno. Eccolo nel 21 passo, ottobre, ovviamente. perfetto. Sì, 21 ottobre, Scorn. Spero ci sia un gameplay di questa meraviglia. Vabbè, ma per adesso faranno vedere solamente i trailer. Penso che il 14 fanno vedere tutti i gameplay. Qui che è? Oh, live con il gabbiano non si salta Oh, nemmeno allora. Oh. grazie, grazie, la Madonna. Vabbè, ho pronunciato il suo nome Twitch, mica ho Sì, no, bestemmiato. infatti. Ah. Anche perché se devo bestemmiare mi muto e poi bestemmio, mi leggete il Cos'è? labiale. Cos'è sto coso? Arrivato dal così. Dal nulla, così. Dal nulla, perché. Ma figo, perché sembra. Però sto cercando di capire. God of War prima Sì, molto edition. God of War, è vero, molto God of War. Però fa tipo delle robe. Non so perché, ma mi intriga. God of War al mare, sì, poi tutto il Sì, deserto. sì. No, Ci poi c'è sta, questo it's fresh. animaletto che lo segue, mi sa tipo un po' come fa il figlio di Kratos, no? Eh No, sì, non è appena so. dato a un bambino dell'animale. Sì, Quanto però cazzi, pecore, mamma mia. Quanto vabbè. cazzi. Al direttore non convince, no, No, sembra veramente Vincenzo. figo, sembra. E ti I pareva che ragnoni, facevano... sì, E evviva ti pareva i ragnoni. che ci devono ficcare, certo. Oh, anche i mega scorpioni. Da naturalista non sento errori. Minclock. Ah, va bene, ci piace. Vabbè, Ci piace. data, grazie. Inizio nel pass, ok. Vabbè, comunque tutto quello che abbiamo visto per ora è tutto nel pass, praticamente. Perfetto, è perfetto. Sì, rotolati bestiola, dai. Però è tutto inizio 2023, qualcosa a fine 2022, tipo Scorn, tipo il gioco quello prima con le No, ma qualcosa a pistole fine vive. 2023 ce lo devono ficcare. Finalmente. Eccolo. Non so cosa è Wolfenir. successo, il panico più totale. Comunque, ho visto, carino Apostrofi Flintlock. Studios. Ci sta, infatti è un bel gioco. Sei Ah, contento, amore? lo studio di Minecraft. Minecraft. New Nuovo game però, gioco. eh. Vediamo. Attenzione. Come si permettono? Dai creatori di Minecraft, Dai Minecraft creatori di 2. Minecraft, Minecraft. Legends hold great Minecraft potential. Sarebbe 2 bellissimo. Despacito. Ah, ma allora ce l'hanno proprio come vizio sta cosa qua. Di fare le cose quadrate. Cioè, è proprio un vizio loro, santo Dio. È un nuovo gioco, quindi è Minecraft 2, ragazzi, cioè. Dici che è Minecraft 2? Ma sì, dai. Non aggiornano la piattaforma esistente? No, aspetta, che ci stava? Non ci stava quel gioco là, Minecraft Story, una cosa del genere, No, no? c'era Minecraft Sì. Story e poi c'era quell'altro, il Dungeons, molto carino, tra Ah, sì. l'altro. Quello sì, era carino. Questo Questo secondo dovrebbe me è essere il qualcosa nuovo di MOBA, Dungeons. cos'è? Immaginate un Minecraft 2. Abbiamo messo gli oggetti sferici. Ti immagini? La Oppure è rivoluzione. semplicemente Boom. l'edizione ray tracing, Oh, cioè. così. Minecraft Ray Tracing Edition New No, Game.
che cosa hanno aggiunto? Hanno aggiunto tipo gli effetti poligonali, quelli là, tutti i belli sbrilluccicosi là, Minecraft 2. Hanno messo gli shader. Hanno messo gli shader, d'accordo con Gervs, penso che la faranno la carrellata di Xbox. Ma cos'è? Tipo il... tipo il Breath of the Wild... di Minecraft, cioè una roba... Ah, però senti che musica pompata che gli hanno messo. Sì, 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 musica gloriosissima, sì. Cioè proprio Legends, cioè proprio così. Abbiamo pagato dei giocatori. Abbiamo pagato dei giocatori per farci costruire questi mondi. Che impasto pure questo, ottimo. Mojang e i mod. Esatto, una storia d'amore. Denuncia un furto di musica a Gerus. Attenzione. Dai, fatemi vedere qualcosa di giappo. Io secondo me Atlus. Ok, siamo quasi a metà show. Per ora mi sta piacendo, ovviamente voglio qualcosa di più per fine anno, però vediamo. You wanted to make a new life for yourself. No Man's Sky 2. Ah no. No, lo stavo per dire io, maledizione. Lo stavo per dire io. E volevi. Questo è più crafting proprio duro. No, non mi fate vedere ste robe. Non mi fate vedere ste robe, vi prego. No Man Titanfall, sì, esatto, sono d'accordo. No Man Titanfall. Effettivamente. Every Man's Sky. Every Man's Sky. Sì, sì. Cioè, tra l'altro fai tutto da lì, non cioè, neanche vai non in scende. Bagno. Vabbè, ma se no, c'è... No, è tutto integrato nel robottone. No, secondo me questo intrippa parecchio, sai, cioè... Interessante. Ecco, c'è la cooperativa, quindi qui proprio si vola. Lightyear Front. Di nuovo Spring 2023, io. Tiro il telefono addosso allo schermo e spacco. Dai, no, mentore, dai. No. Mi pare un po' una cazzata, francamente. I Pokémon, no. Ah no. No, che Nintendo dopo si arrabbia. Oh, quattro giocatori co-op, vediamo. Oh, un gioco che è un sogno per i furri. Roguelite, ah, azzo. È furry time, amici. Ah, Furry Lens, mi verrebbe da chiamarlo. Un mix tra Borderlands e appunto i furri, perché... I gatti che fanno cose sicuramente farà successo. Esatto, i gatti che fanno cose... È sempre un ed è YouTube 2005, signori. È catastrofista. Oh, lui arriva a fine mese, buongiorno. A fine anno. Vabbè, lo chiuderanno poi l'anno prossimo, come dice il direttore. Un mese massimo. Cioè. Però sai, questi giochi col pass in realtà li tieni in vita. Campano bene. Sì, è quello il fatto di sti giochi qua. Una brum brum, la notte già ci piace. Non è il gioco di Initial D, però. Peccato. Peccato. Hello? Anyone here? Ma è una merda che... Gerus è avvelenatissimo col gioco di prima. Created by plot twist. Questo... Beh... Mica no. Lo voglio. Attenzione. Questo lo vedo molto da live del direttore. Oh no. È lui da più vecchio? No. Non so. Secondo me è anche una buona dose di bestemmie questo, sai. Dove si firma per la recensione, direttore? Col direttore devi firmare. È facile.
You die. Ok, muore, va di qua. E urla. Pazzesco. Wow, un gioco nella primavera del 2023. Che novità. Totalmente inaspettato, amici. Totalmente inaspettato. Cioè, ma io praticamente la primavera del 2023 devo passare... Cioè, non so come faccio a giocare tutto. Vabbè, meno male che stanno sul pass, però... Sì, meno male che stanno sul pass e non stai col... Cioè, sì. A Task Force. Ah, ok, ok, ok. Lui l'ho rivisto l'altro giorno. Sì, ci sei uscito a cena? Sì, sì, ci sono uscito a cena durante quale conferenza era, non mi ricordo. Rebecca, Future Game. L'altro ieri. È stato bruttissimo perché a Dusk Fall ho letto a Dick Fall. Oh, porca puttana, ho letto malissimo. E via, e vai. Ah, ecco, non avevo in mente che titolo fosse. Adesso che lo rivedo... Sono cazzi. Poi c'è il seguito, sono cazzi amari, tra l'altro. No, lui è molto interessato, tra uno stile tutto suo, mi ispira parecchio. Dovrebbe essere nel pass anche, cioè arriva nel pass anche lui, credo, a questo punto. As the falls is an emotional experience that we hope will leave a mark. Sono sempre dubbioso quando mi dicono emotional experience. Ok, non ha dato, non detto altro, però ci è piaciuto. Game Studios in game capture. Meno male, no. Si è salvato l'animaletto. Ah, è lui, ok. Ah, ci sono i game di Xbox Game Studios dietro. Mi sfuggiva. C'è tutta anche le esclusive PlayStation. Cioè, mi sfuggiva. Cioè, ecco, questo era il gioco di Interior Night. Se non sbaglio, erano Ed's Quantic Dream. Ah, ok. Allora lui narrativamente credo che sarà... Ecco, spiegato, an emotional story. Okay. Il gioco che non riuscirei mai a giocare. Avevo ricollegato che c'erano gli Xbox Studios dietro. Allora sì, arriva nel pass, sì, al 99%. It's okay. Even those of us who made it out alive. Molto bello lui. A me non mi ispira per niente, raga, non ce la faccio a giocare a sti giochi. Dai, Gabbiano, dai con questo gameplay. Non ce la faccio. Cioè, mi pesa troppo giocare a sti giochi a me. Ho capito male. Che cosa? Che hai capito, Matteo? Quando arriva la polizia ho capito una tutt'altra cosa. Ah, ok. Ho letto male io, vai. Gioco del doppio senso questo. Cioè... vedi, vari bivi. Tanti bivi. Sì, sì. E poi ti chiediamo un cazzo se va. Interessante, molto interessante. Ah, è curioso comunque come... multiplayer, fino a 8 giocatori. Fino a 8 giocatori. Ah, cioè, è curioso il gioco in sé, perché... Beh, lui si gioca. Matteo, di sono Matteo. No, dico, è un gioco molto singolare, al di là del fatto che sia fortemente incentrato sulla narrativa, però lo stile che hanno scelto per narrarla è curioso, ecco. Questo dovrebbe essere una raga Blade Point. Console launch exclusive. Okay, esatto. Preparatevi al video a scatti, esatto. Perché si prendono a pizze. Quando si prendono a pizze il video si rifiuta. Cavolo, ci ha azzeccato. Aspetta, questo che gioco era? Naraka Blade Point. Mi piace la musica di Kung Fu Panda in sottofondo. Sì, pure a me piace parecchio. Non lo ricordavo sto gioco. Comunque sì, Gerus è proprio quel tipo di emotional experience che mi piace. Beh, As Dusk Falls quello si gioca subito tra un mese. No, ma leggi il commento di Gerus. L'unica emotional experience che... No! Esatto, okay. Quello concordavo con Gerus. Ok, infatti non ho letto adesso, bene. Esatto, non andiamo oltre. Vabbè. Sono gusti, Gabbiata. Ah, ovviamente gusti, anche questo è un Battle Royale. No. Ma ovviamente.
Ma io volevo che fosse un coso, un action. Ah. Modalità campagna, attenzione. Bella l'armatura di questo, però. Adoro queste cose giapponesi. Ok. In realtà i personaggi dovrebbero basarsi su... sulla, sì, sulla Cina. Tutta la storia comunque folklore cinese. Mi pare, però non sono sicuro al 100%. Sto dicendo con sto dito. World Premiere. Xbox Game Studios. E cos'è? Gabbiano Whip. No, no, Simone, ti permette, per favore. Cos'è degli studios? Ursula. Ursula! Praticamente è la versione a fumetti Italy. Di... Attenzione! Italy. Attenzione! È la versione Attenzione. A fumetti di Kingdom Come Deliverance. Un gioco ambientato nel Medioevo in cui si fa così, con la mano? Pazzesco. Pagherei oro. Guarda, no, anche lo stile. Aspetta, oh, però dove, è arrivato dove sta l'Inquisizione e la Chiesa? In tutto questo? Con calma, no, con calma. Kingdom Come questa volta è un gioco. Oh, Gers, la mette lì. Posso dire che... Non mi dispiace quello che sto vedendo. No, per... Ah, Obsidian. Beh, se è di Obsidian avrà la parte proprio di scelta e narrazione sarà fotonica. Sono sicuro. No, gli ha tirato una capata in bocca. Godo. E bravi in Obsidian. Adesso mostrate pure il resto, però, maledetti, che sappiamo a cosa state lavorando. Ah, ok, si chiama Pentiment. Novembre avevo letto... 2022. Azzo. Avevo letto Dentiment. Stavo dicendo, questi qua stanno facendo il dentifricio o cosa? Cioè... Si gioca. Oh, carino questo, però, eh. Bello molto veramente, carino. Bello veramente. Bravi Obsidian, bravi. Vai con gli anni 80. Godo. Ma che... Ah, ok. C'è pure chi l'ha visto, bellissimo. Ah, è Grounded, sempre di Obsidian. Questo è Grounded. Ok, oh. Stavo per chiamarlo Zanzara Simulator, però va bene. No, no, ah, è Grounded. Dopo il Mosca Simulator. E penso che confermeranno l'uscita del gioco definitivo. Cioè, la 1.0, insomma. Questo avevamo portato pure in live. Sì, l'avevamo giocato in live. Io te e Pierre, lui. Molto figo. In compagnia è veramente devastante. Gerus chiede com'è. Oddio, per essere un cooperativo non è male, eh. Diciamo che è un po' la sindrome, io lo chiamo un po' la sindrome di Sea of Thieves, nel senso che da soli magari meno, ma in compagnia poi ti diverti da matti. La madò. Oh, è finita la preview, dai, che esce il gioco finale. Che bello. Play the full game tipo 2023 primavera. Esatto, con forza. Ah, la storia, finalmente. Sì, 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 l'avevo utilizzata pure io quella roba là per levare i ragni. Infatti quando giocavo io l'avevo tolta. Bene, bene, dai, vediamo quando esce. Le vibes da tesoro mi si sono ristretti, ragazzi. Sì. Sì, Gerus, è proprio quella la guarda. Proprio quello. Settembre, bene, ah. Bene. Comunque, ovviamente, c'è già l'accesso anticipato per chi volesse provarlo. Già c'è l'accesso anticipato da almeno un paio d'anni. Da un bel po', proprio. Sì, sì. Oh, un'altra World Premiere. World Premiere console launch exclusive. Che okay. No, sto notando che stiamo vedendo un sacco di giochi in prima persona. Questa cosa non è che mi faccia impazzire. È un po' questo. Bisogna di giochi in terza persona, ho bisogno. E questo è isometrico. Soltanto. Va bene, cioè, va bene. Quantitativo di roba è importante, sì. Sì, sì. Ma si sono scatenati, meno male.
Sì, ma anche l'anno scorso hanno tenuto un bel ritmo. Sicuramente ci sono poche marchette, comunque poco spazio proprio alle chiacchiere. Mi aspetto qualcosina su dal team di Gears. Vediamo un po'. Hai visto? Sono stato accontentato, mi ero rotto le palle di vedere le cose in prima persona, adesso ci sono cose. Beh, lui sembra figo. Sembra figo forte. Questa cosa delle ombre mi intrippa tantissimo. Reban. Oh no. Che is a lie. 2023. Però nel Game Pass, pure questo però nel Game Pass, sì, sì. No, vabbè, ma sono contento tanto per il gioco di fine anno di quello di Obsidian di novembre. Dai che stasera mettiamo pure Splinter Cell, dai. Così. Così, spariamolo a caso. E questo dovrebbe essere The Witcher 4, no, non è vero. No. Tu marci fai. Diablo? Eh sì. Beh, c'è stata la data d'uscita di Overwatch 2. Sì, è Diablo, mamma mia. Mamma mia come è questo è il gioco in cui io e il mentore nerderemo come degli animali ossessi. Mamma mia, Diablo. 10 anni che sto sul 3 e ancora non mi schiodo. Ti immagini alla fine ha disegnato un cazzo? Vediamo un po' se ci danno sta data, dai. Ma non mi dire che questa è la famosa classe che non si può nominare su Twitch. No, sì, sì, è lui, bravissimo. È quella classe là? È quella classe il Mante. È il Mante. È il Mante. Amantide, l'Amantide. È il Mante. Cosa hai detto, Mante? Sì, esatto. Non Diablo puoi meglio dire, di Mante. Esatto. Che figo. Che madonna. Quali classi hanno annunciato per Diablo 4? Cosa? Quali sono le classi che hanno annunciato per Diablo 4? Che non bello. Allora, il Mante e... bravo. Credo le stesse del 3 più forse una. Ci sta pure il cacciatore di demoni? Quella classe mi fa pazzi a me. No, mi dissocio. No, non si usa. È uno streamer è stato bannato proprio perché nel suo cognome ce l'ha. Esatto. Pagina le politiche di Twitch. Quanto sono poi magari stupide. Non è Diablo, eh? Oddio, non lo so. A me sembra proprio. Anche a me quella classe Diablo. Là. Oh, sì. Che bello. 2023 s'abbracciamo, dai. Nemmeno. Ecco, hanno annunciato la classe praticamente che mancava. Ok, la classe è quella lì, il Mante. Esatto. I'm very excited to announce Ferguson, grande. Final class. Me lo ricordavo quando allenava il Manchester United. Lui era il director di Gears of War. Lui? Sì, è vero, lui era il director. Poi è andato in Blizzard e poi Microsoft si è ricomprato a Blizzard anche lui. Sì, infatti ha detto, cazzo, me ne voglio al bello, dove vai? Torna qui. Ti compro a te con tutta la baracca. E quello ha fatto, vabbè, se proprio dovete. Ok. Andiamo un po', aspetta, ragazzi. La culminazione della 25-year history of the franchise. Building on top of the penso che a questo punto diranno la data d'uscita. Dovrebbe terminare alle 20:35, quindi un'altra mezz'ora. Ragazzi, mi assento un attimo. Arrivo subitissimo. Ok, gameplay su Serie X. Ok, eccolo. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding mamma mia quanto è bello. Collecting with a fully realized open world. Meno male che hanno tranciato via le vecchie console, guarda. Posso dire che concordo. Ma è fighissimo. Ricorda tanto il 2, il remake del 2, così bello oscuro.
It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them with all the new features that people really love and appreciate modern games. Whoever you see yourself being, you can create. Ah, addirittura. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want to play. La personalizzazione del personaggio, carina sta cosa. Sì, c'era qualcosa già nel 3, però insomma niente di, di clamoroso. Questo aspetta che era lo sciamano. Sì, credo sì. Questo bel barbaro che mena come un fabbro. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take throughout Diablo 4 is. Vedo l'ora, speriamo di dicono almeno l'anno in cui esce e il mese. Il mese e il giorno. L'ora. No, adesso sono curioso di capire se lo se sarà nel pass al day one pure lui col fatto dell'accordo, le cose. Poi vediamo. Poi vabbè, passo o meno lui si compra tipo instant. Assolutamente. The evil in this place has been cleansed. Con tutte le espansioni future. Dure e pure. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get. Ah, aspetta che riaggiungo Matteo. Eccolo qua. È tornato Matteo. Allora. Forte Mante? Forte, forte, ma comunque è notevole. Questa è su Serie X. Devo dire che beh, molto bello da vedere. Sì, sì, molto, molto. Dopo 10 anni su 3 devo dire che vederlo così è godurioso. È molto, molto. Qui a sto punto dovrebbero annunciare anche la beta. La beta pubblica. Sì, io mi sono registrato alla beta quella di oggi. Cioè oggi è uscito il... La cosa per iscriversi alla beta. Per iscriversi, sì. E hanno tranciato via infatti le vecchie console. C'è scritto PC, Xbox Next Gen e PlayStation 5. Che bello, you go there, you can start swinging away at people, but you're also opening yourself up to being swung at. If you're like really really good, the game actually marks you as like a champion. Che bello, cacciatore di demoni, mamma mia. You basically become a loop. Sono bellissime le skill, vedi pure l'erba che si muove, le robe, cioè endgame. Ah! Whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new paragons. Comunque, vedi, li la Madonna. Sì, 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 sì. Quella roba là. Skill proprio. Sei sul menu delle skill un'ora e mezza. Grazie per la grafia di Final Fantasy 10 a momenti. Sì, esatto, somiglia. Dici, ah, devo sbloccare tutto questo. Ok. Through the campaign, local events, couch co-op. Ora sono curioso di capire perché stiamo vedendo molto, quindi secondo me una data ce la possono pure dare. Ora vedi settembre 2022. Mamma mia. Bravo, Dio, a volo. Pure agosto. È finita. È finita. 2023, eccolo. Ok, perfetto, almeno abbiamo l'anno. Oh, sarà contento Simo, dai. Oh, mamma mia, finalmente. Era ora, cavolo. Che corsa, diablo. Ecco Sea of Thieves. Possiamo fare i concerti su Sea of Thieves. No. Subito a cantare il Bagamitai. Sì, sì, subito. Parto con i meme su Yakuza, bomba. In mezzo al mare. Ah, si possono salvare le... Customizzare la cabina. No, bellissimo. No, no, aspetta, Mentor, hai utilizzato un termine che non piace al direttore. Customizzare. Vero, vero. Personalizzare. Personalizzare, personalizzare. Prima o poi ci dobbiamo giocare su Sea of Thieves. Esatto.
Però io non ancora trovo la voglia di giocarlo. Cioè, è proprio... Or to set sail as a pirate captain. That's why we really think that you should play this game. And it's available with Xbox Game Pass, of course. Or to set sail as a pirate captain. Ah, puoi scegliere tipo la gilda. Raga, è solo liccato il problema. Ok. Alziamo le mani. Sicuramente avranno aggiunto un miliardo di altre cose che non avranno, magari le mostrano il 14. Perfetto. La stagione 7, ok. Ok, ok. 21 luglio arriva tutto il pacchetto. Bene, bene. World premiere. Attenzione. Sì, la settima. È una ogni 3 mesi dall'inizio del 2020, considera. Sì, dentro c'è di tutto. Qui sono tornato ultimamente. Cos'è? Alice nel paese delle meraviglie? Questo è molto carino. Ma mi sa di sì. C'ha quelle vibes. Sì, ragazzi. Sì, bellissimo. Questo in HDR praticamente perdi la vista. Da giocare assolutamente. Ma è carinissimo. Ma è carinissimo sto gioco. Sì, sì. Cioè, hanno... Bellissimo. Bello. Questo sul 2023 ancora, godo. Game Pass. Vedete, il 2023 dobbiamo fare la, cioè, dovete fare l'annuale del pass, perché tanto, no, ma più che altro ci servono giornate da 72 ore. Sì, 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 per forza, cioè... E vediamo un po' questa World Premiere. Console launch exclusive. Se ne stanno prendendo di Annapurna. Attenzione. Annapurna esclusiva temporale. Dal game designer di... quindi altro mindfuck che hanno clamoroso. Vabbè, ma una già ci rinuncio, Jerus. Anche alla seconda ci rinuncio, quindi io sto a posto. Che è l'uomo farfalla, cos'è? È lui. L'uomo farfalla. Godo. Guarda come impila le palle. Che cos'è questa cosa? È il gioco delle palle questo. Oh, è curioso, eh? Bello sfiziosetto. Oh, ridendo e scherzando ho detto per davvero che è il gioco delle palle. Sì, sì, è il gioco delle palle colorate. Ehi, è tutta una prospettiva. Gioco, palla. Sì. Oh, ma se lo chiamano Balls rido. Più o meno. Cocoon. Ci siamo andati vicini, dai. Beh, ci piace. Nel pass anche lui. Bello, bello. Lui si prova sicuramente. Ma tanto si prova tutto nel pass, perché voglio dire, tanto sta lì. Koi Tecmo. Ah, attenzione. World Premiere Koi Tecmo. Ah, forse è Nio. Guarda, avevo paura di un coso, come si chiama? Di un... No, io così, forse Kutu. È Berserk. Immagini. Madonna. Sì. No, e invece mi sa proprio di no. Ho visto il samurai incazzato, ho detto dai. No, non è Nioh, ok. No.
Però Team Ninja, quindi potrebbe essere il seguito spirituale. Più o meno, sì. Comunque un action bello, bello prepotente. Elden Ring alla nostra maniera. No, no, a parte gli scherzi. Che è sta roba clamorosa? Wolong. Volo. I draghi, le cose. Wolong. Fallen Dynasty. Prince of Neo. Prince of Neo. Oh, per questo, questo è l'inizio del 2023. Anche questo è Ah, sì, dai. Ma Microsoft, c'è un gioco che esce nel 2022, per favore? No, a questo punto io voglio un gioco che esca nel 2024, mi sono rotto i coglioni. No, qualcosa arriva però, eccolo. Attenzione, ha detto Japan, attenzione. È entrato Spencer, dai. Troppa persona. Mamma mia, sul pass. Day one. I'm also excited to be working with Team Ninja, who has a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. We know how important it is to our fans to continue to bring more Japanese franchises to Xbox. Bravo, sì, l'hai detto. To announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Xbox from our partners at Atlas. Dai, che voglio urlare. Ragazzi. Non lo posso dire. Oh. È lui! Mamma mia. Persona 3. Persona 3. Secondo me portano il 3, il 4 e il 5. Guarda, mamma guarda. Poi questo qua è Persona 3 Remastered a sto punto. Sì. Ce lo facciamo andare bene, va. Questo che è il 4 gol. Ecco, Persona 4 gol su console, finalmente. Sì, continuate. Oh. 5. Altri. Oh. Voglio tutti. Ecco, questo pasto, è il 4. Sì. Dovrebbe essere il Golden però questo. Sì. Eccolo. Sì, perché sì, Persona 3 è il portable. Eccolo. Il 5 Royal, dai così. Altre 90 ore di gioco come uno schifoso. Perfetto, mi sono mutato per evitare le bestemmie. Mamma quanto mia, godo. Che gioia, tutta nella bava da ora, così. Sì, è la bava alla bocca proprio. Così, godo. Tutto, via, Windows, sì. Via. Saranno contentissimi i PCisti dell'arrivo. Ah, il 21. Ok, la prima Persona 5 Royal. Persona 5 Royal. Mamma mia. Quindi le edizioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden arriveranno anche sulle altre piattaforme. Ah, che grazie. Gioia. Che sboro. Now I'm excited to announce a special partnership between Xbox Game Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. No, con Kojima. For many years. Kojima? Today, Kojumbo. I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience. Mamma mia, Kojima, quanto sei una puttana che lavori con tutti. Eccolo. È arrivato. Konnichiwa. Per davvero. Kojima Hideo desu. Zutto scrivere. Bene, bene, posso anche sbattere il cazzo. Nuovo gioco. Ah, è un nuovo gioco. Ok. Sì, sì. Sarà sicuramente quello leakato, cioè emerso in rete, non leakato. Leccato. Cloud technology to sono henka niotte sono michinaru kousou. Quindi sarà un engine da come dice di Microsoft. Scorsi jikan wa kakaru kamoshiremasen ga kore kara Xbox. Beh, andiamo a vedere. Allora, attuale non ha un engine proprietario. Ne sfrutta un engine come la Real o Unity. Però sono molto contento di questa nuova deriva di Microsoft, sì. Molto giappa, mi piace. Mi sa che hanno annunciato solo il fatto che stanno lavorando a qualcosa. Beh, 2022 qualcosina, c'è da dire. Però ma come? I giochi Persona escono nel 2023? Che cazzo vuoi? Su, sì, 3 e 4.
Cioè, 5 quest'anno. Every single month. Ho detto, perdonatemi. As dust falls, a Plague Tale Requiem. Però è ancora un quarto. Io sono contento per gli annunci di Persona, perché comunque è una saga che bellissima. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport. Però Starfield non l'ha ancora mostrato. Forse lo mostrano adesso. Alla fine, quindi, magari 15 minuti. 15 minuti di Starfield all'ultimo. Però che fanno? Se lo tengono per il 14, non credo. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming or our longest fans playing on Xbox and PC. We could not have done this. Mostralo. Stronzetto. A year ago, we welcomed the talented studios at Bethesda Softworks to Xbox. Their teams have been hard at work bringing their franchises to Game Pass, shipping updates to their games. Troppo il gameplay di Destiny 6. Tutti zitti. Io volevo Starfield. Eager to see Starfield. Taci, ti becchi Destiny 6. Has highlighted gameplay. So it's only fitting that we end it with an extended... Sto immaginando adesso presenta 5 minuti di gameplay di Deathloop su Series X. infatti non ha detto di Deathloop che arriva nel pass, perché? Vabbè, dai, Ettore, cioè, ce ne farei una ragione. Xbox console exclusive. Ah, vabbè, sarà Starfield, beh. No. No. Mamma, ditemi che è Fable, mamma. Ah no, magari no, è lui. Starfield. Wow, ci sono le stelle. Incredibile. C'è lo spazio. C'è un logo brutto. C'è un logo brutto. No, no. 15 minuti di gameplay con Vasco. C'è non vedo l'ora. Sì, infatti, no. Io sono troppo curioso di vedere l'engine veramente in game, perché è proprio il nuovo engine che useranno anche per altro. Guarda che maledetti, lo fanno annusare da lontano. Forza. Papà mia, che stro... Dai, fate vedere qualcosa di gameplay. It's hard to express how... Eccolo il maledetto. Okay, venditore di pentole è arrivato. Nuova collezione di pentole con tanto di materassi, pentole a induzione. Io ho paura se Bethesda fa un gioco in terza persona, perché già in prima mi fa abbastanza paura, figurarsi che saltano come dei giochi. Cioè, abbiamo utilizzato le animazioni di Skyrim per fare questo gioco. Mamma mia, spero di no. Le navette che planano come i draghi. Ti giuro, lo comprerei solo per questo. Oddio. Eccolo. Crit. Incredibile, hanno animato anche la nave. Cavolo, non è una cutscene. Credo sia Vasco, no. Mi sembra lui. È prima persona, allora. Perché vedo che... Meno male. Mi piace l'interfaccia. Molto minimal. Pulita. Ecco, si carica. C'è come lutta. Penalizzare cose. Però non ho capito. Cioè, tutto questo è il mondo di gioco. Se io arrivo al limite, poi che succede? No, penso che siano vari pianeti. Perché se no così è veramente troppo sconfinato. No, penso abbia vari pianeti. Ah, ok, in terza persona. No, puoi vedere la scena in terza persona? No, ti prego. Eh sì, la Switch. Vabbè, come Fallout, Skyrim e compagnia cantante, insomma. Sì.
Belle ste creature aliene che hanno. Stavo immaginando adesso il troll che sbuca da nulla, gli dà una martellata o spedisce un altro pianeta. Lo fa sare in aria, proprio. Sì. Raccogli le risorse. Ferro. Questa mano può essere piuma e ferro, oggi è stata ferro. No, tra l'altro no. C'era l'annuncio di Machine Games, non so, chiudono con Wolfenstein 3, non ho idea. Me lo auguro, ma magari, ci spero. Grazie Campi, grazie, ci però sicuramente non mi mangeresti. I fan del Gabbiano, incredibile. È incredibile, vero? Proprio cioè, oggi per tutti te. Mi vogliono mangiare, oggi sì, poi sì. È bellissimo. Ragazzi, cioè, organizziamoci, facciamo un bel mucchio selvaggio, non lo so. Attenzione. È stato detto in live. Tra belli gli interni. Incredibile, la pianta non collide con. Cioè non... Esatto. Bellissimo. Grazie, Cerus. Oh mio dio, l'NPC ti fa. Ehi, hey, you! Figo. Magari, Campi, magari. Spero di riuscirci. Dai. Niente male Starfield, guardare un po'. Lato shooting, niente male, infatti. Sì, sembra bello. Avranno rubato qualcosina dai gemelli. Beh, penso che qualcuno... Eric, no, quelli facevano la catapulta infernale. Penso che tra Doom... Penso tra i D-Software Machine Games, là se non vai... Se non vai a chiedere un aiuto, sei un po' un pirletto, ecco. Lo shooting ti ricorda Cyberpunk? Sì, speriamo di no. No. Cioè, nel senso... Sì, speriamo. Quello shooting di Cyberpunk era veramente una cosa... Mamma era un po' atroce. Era un po' atroce. No, no, guarda, se anche un simile Fallout non mi lamento troppo, ti dirò. È meglio di Cyberpunk, eh. Oh mio Dio, puoi volare. It's a bird. Basta no, così, it's a grazie. Todd. To join Constellation, who in the future the game is set in, are the last group of space explorers. Comunque è incredibile, io non so quante conferenze ho visto di Bethesda nel corso degli anni, ma lui è rimasto uguale. Ah, vedi, poi con la nave vai. Ma i lifting, scusa. Per effetti, c'hai ragione pure tu. Ok, quegli però... alberi non. Atlantis. Quegli alberi Dio, non ma mi convince. Cyberpunk. Sto scherzando. Welcome to Night City. Vuoi entrare dentro con gli occhiali da sole? Entra la versione nana di Keanu Reeves. Quando ci scommettete che nell'edizione limitata ci sarà quel cazzo di orologino che sta usando là? Wow, hanno lavorato ai volti. Oddio, era un personaggio, gli altri mi sembrano... Era un personaggio importante, ormai che sì, lavorano ai sì. Volti. I personaggi premium tutti gli altri F4 Basito bellissimo personaggi premium mi mancava grazie mentore davvero La citazione motoristica grazie mentore ne avevo bisogno se vuoi PG fatti bene c'è il DLC apposito. Vedi anche lui è un personaggio importante è un personaggio premium vedi in arca le sopracciglia No, beh, ovviamente è un titolo che arriva tra, insomma, non lo so, un 7, 8, 9 mesi, quindi ancora. Anche lui è un personaggio premium. Beh, sono contento. Oddio, lui che... mi ricorda un personaggio della... Un attore, a me mi ricorda un attore, però... Un virologo mi ricorda. Anche lui di Cyber. No! No, Matteo, ho capito cosa ti stavi riferendo. Matteo. È uguale. A me fa ridere che faccio io il poderatore. Cioè... Sono meno moderato. Matteo, io modero te. Esatto. E io chi modero? No, comunque il resto, dai, sembra
sembra molto convincente. No, a me sembra un progettone enorme. Infatti, oh, che belle queste creature così. Io sono d'accordo con Gerus, però adesso non è che mi ispiri, non posso dire. Dico, cazzo, lo voglio giocare. Adesso. That gives you a look at the stories in Starfield. Mi piace questo set di pentole? Adesso ve ne vendiamo un altro. Però è bella la giacchetta di pelle che c'ha. Sì, effettivamente. Ah, ok, il sistema di personalizzazione. Sì, ma voglio creare Shrek, voglio creare Shrek, scusa. Ma io voglio aumentare la dimensione del mio cazzo. Cioè, come in Cyberpunk, ragazzi. Ah, vedi, il background, vedi. Un morito abbannato, vivi tanto a lungo da diventare moderatore. Esatto. Dio, come si chiama quei Fallout 4? E diceva sempre, c'è un altro insediamento da andare a salvare. Che non era presto. Non ho capito. Non è che lui fa le stesse veci di quello lì? Ah, figo, social science tech. Ah, e tutti i vari... Molto Fallout questa cosa. Molto Fallout, ci piace comunque, dai. Esatto, l'editor del PC che ha una certa rilevanza, ma poi lo vedrai solamente... Sì, io di solito l'editor non lo uso per niente, cioè mi faccio il primo che capita. Di solito fremo di giocare. Posso dire che il Fallout è ambientato nello spazio, questo? Mm? Letteralmente Fallout ambientato nello spazio. C'è da capire pure questo spostamento tra i pianeti, se è... come avviene, se è... se è la Mass Effect, insomma. È proprio... Io lo immagino come un viaggio rapido. Mm. Poi non lo so, insomma... La nave sembra un vero e proprio hub in cui poterti spostare da una mappa all'altra, però. Ah! There's loads of different modules, ship manufacturers and more. I have to say it's so cool we just penso che sì, farà alla gialla come la mia macchina, bravo. Beh, l'editor penso che questo editor gioverà tantissimo al Creation Club. Con tutti i pacchetti da vendere. Ah, si può volare, attenzione. Qui cambia la questione. Fotogrammi al secondo calcolati, 15. Si vola! No. 130! Vorrei che tanto figata, però. Ma che figata. Dio, ecco, sì, bellissimo. Qui mi ci potrei perdere, non sincero. Ma è Star Citizen. Ok. Ma allora ci sono anche le guerre. Vedi le battaglie spaziali. Curiosa sta roba. Sì, cazzo, le battaglie spaziali. Ok, adesso cambia tutto. Adesso è molto più interessante. Adesso si vola per davvero. Momento is combat. Oh. Oh, ma guarda. No, mamma mia, questo è da vedere come è gestito. Momento sta turbo roba freddo. Sì. Però. No, dai, che ci siano queste battaglie spaziali, ben venga. Io farei solamente questo, cioè... Questo è principale, perché... appena scopo questa roba, no, via. Perché non avrebbe senso avere una navicella e poi la usi solo come un hub. Quindi... cioè, tanta roba. Attenzione, veramente. Gerus sta provando delle timide erezioni. Ma io penso sia... Cioè, mo capisco magari il rinvio. Cioè, nel senso, se è una roba... Cioè, è molto... C'è di tutto e di più, insomma. Però sta cosa delle battaglie spaziali mi eccita follemente pure a me, eh. We can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today and thanks for all the support you've given us over the decades, especially on this game. It's been an incredible journey. Ma l'ultima cosina dopo Starfield? Ha detto us making? Cioè, farvi il culo? Ha detto proprio così? Cioè, ha detto proprio questo? Però se mi fai editor Napi più ste robe nello spazio, pretendo molto in termini di personalizzazione. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Ask making. Ok, ok. Avevo capito male io, Jarus, perdonami. Come sempre. Ah, ok. Ah, ecco. Il sistema. Il sistema solare in cui è ambientato. Ma questo è quello di Star Citizen, raga, la stessa cosa. Ah, ecco, qui sono tutti i sistemi. Ma è paro. A Roma. We can't wait to see what you find. Cavolo. No, questo è il classico gioco da 300-400 ore. Se ti va bene. Sì. I dinosauri. Vabbè, considerando che questo gioco è in sviluppo da un'eternità. No, beh, certo. Ci può anche stare che sia così ambizioso. Tutto sì, questo sì, no, è un gioco che lo sai che fatica. Cioè, se il rinvio gli serve per, ecco, perché comunque, voglio dire, avere tutto rifinito, perfetto, che poi sarà comunque pieno di bug all'uscita, a prescindere, perché è impossibile. Perché fare è bello modo. Così. Vuol dire che ci saranno 100 ore di risate in più. Esatto. Era rotto il canto di vedere le compilation di Skyrim. Adesso voglio quelle di Starfield. La famosa data scritta con l'inchiostro. Esatto. È 2023 la data. Hanno preso martello e scalpello e l'hanno scolpita sulla pietra quest'altra. Vabbè, ma che ce frega, tanto hanno messo in persona. Dai. Però per me è un annuncio, cioè, aspettavo da tanto quell'annuncio più che altro. Non so se è finita la conferenza o... Aspettiamo. Eh sì, fanno il mega recap, sì. Direi di sì, sì, sì. Chiedi voi che ha rapito qualcuno, in che senso? No, mi sa che sente... Il cane che appaia. Ah, sì. Tranquillo. Io sono una persona molto più furba. I prossimi 12 mesi? Ok, quindi sono tutti i titoli che arrivano nei prossimi 12 mesi. Senti sottofondo mentre chiedi aiuto. Tranne Diablo, perché... Cioè, Diablo se viene rilasciato nella prima metà del 2023 è totale. È clamoroso. Beh, il 3 uscì di maggio, quindi potrebbe essere a maggio magari. Vero, sono d'accordo, Gerus, è stata veramente una bella presentazione, hanno annunciato veramente un fottio di roba molta nel 2023, purtroppo. Sì, che poi in realtà 2022, cioè nel senso, esclusive no, a c'è parte qualcosa. Quella di Obsidian. Però roba c'è nel qualcosa. Pazzo è veramente un fracco. E Overwatch 2 free to play. E Overwatch 2 free to play, sì, per di forza. Guarda, per me la cosa veramente che è il Forza Motorsport, ecco, questo qui con le armi... Che sono dei mostriciattoli, quello anche arriva a ottobre. Bello, quello è secondo me molto curioso. Sì, no, io ecco, l'unica è quella cosa di Forza Motorsport che mi spiace perché mi sarebbe piaciuto averlo già a fine anno, però dai, insomma. È andata. Veramente una bella presentazione, cazzo. Veramente una bella presentazione. Sì, sì, sì. Hanno fatto proprio ovviamente tipo tutto, via, è così. Anche noi speravamo, tra l'altro era stato, però alla fine non è uscito l'altro di Obsidian. Cioè si è visto un nuovo progetto di Obsidian, quello che arriva a novembre, e Grounded, che finalmente esce dall'Early Access, però non si è visto l'altro. Che dire, una bella conferenza. Assolutamente sì. E ovviamente la migliore finora, perché giustamente non è che ci sia stato un granché in questi giorni. Vediamo il PC però... Gaming Show più tardi, perché magari... Però devo dire, tanto di cappello, soprattutto per quanto riguarda anche la controparte giapponese, si sono portati a casa un'esclusiva Koei Tecmo e Team Ninja, che solitamente lavorano un forte partnership con Sony. La trilogia dei Persona, che sbarca su Game Pass, secondo me... è un buon punto di inizio per chi vuole iniziare a giocare i JRPG. Poi ovviamente tutti gli altri annunci da Diablo 4, Overwatch 2, più anche il nuovo titolo di Obsidian, quell'altro gioco sulla forte ispirazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, che a me è piaciuto tantissimo. Quello era molto, molto intrigante. Cioè, più che altro ho visto...
diversi titoli molto originali, che poi quello là che dici tu delle pistole, dai creatori di Rick e Morty. Sì. Quindi, cioè, anche per quello molto promettente. Cioè, è stata una conferenza di alto livello. Veramente. Forza Motorsport, per quanto mi riguarda, è informissima. Ci voleva proprio quel salto lì. Ripeto, spiace per la data, però veramente informissima. Poi Hollow Knight, che insomma, voglio dire... Silksong esiste! esiste! Però vabbè, alla fine... Anche Redfall per esempio, l'ho rivalutato, che il primo trailer non mi convinse per niente, a parte che era tutta una cinematica. Però a parte che con Arkane c'ho rapporti contrastanti. Poi comunque... sembra molto promettente Redfall, magari anche una bella esperienza da giocare in cooperativa, quindi ecco, l'ho rivalutato fortunatamente. Io invece sono molto contento del fatto che finalmente Persona arrivi su Game Pass. Vero. Quella era una cosa che ci voleva troppo, perché finalmente, e sono molto contento che Kojima stia lavorando con Microsoft per annunciare un nuovo gioco. Quello che stavo dicendo prima della diretta, ovvero, ma secondo me dovrebbero mettere più qualcosa a tema giapponese, a quanto pare ci hanno ascoltato e siamo molto contenti di questa cosa. Molto. Un po' di più. Però sono soddisfatto, soddisfatto. Rispondo un attimo a Gerus che chiede il PC Gaming Show. Il PC Gaming Show arriva, iniziano alle 21.30, noi ci collegheremo per le 21.20, tra un 40 minuti ci stacchiamo, tempo di nutrirci e torniamo. Nitrire soprattutto. Esatto. Così non moriamo durante la diretta. Esatto, che c'è PG Game Show, tra l'altro, Ale? Non ho la più pallida idea, però penso che... questa cosa mi fa un po' paura. Oh, Gerus, ma se vuoi venire in live, vieni pure tu in live a farti il PG Game Show, a sto punto. Ah, sì, ovviamente. A sto punto ti ci trovi. Così vado a mangiare e esco stasera, così in culo i ragazzi. Sto scherzando. Okay. Oh raga, io che vi devo dire? Sono soddisfatto. Finalmente una conferenza degna di essere chiamata così. Molto, anche titoli nuovi dagli studi interni. Ripeto, quello lì di Obsidian di fine anno, quello ambientato in quel... Medioevo, fatto in quella maniera lì, mi intrippa parecchio. Perché so poi che Obsidian... sulle scelte, la scrittura, insomma, tutta la narrazione ci sa fare, ecco, quindi mi aspetto parecchio da quel punto di vista, al di là dell'aspetto puramente estetico. Sì, esatto, è stata una conferenza degna degli E3, Gerus, esatto. Peccato qualche cazzata furri, vabbè, dai. La roba lì si è un po' così, però. Meno male che abbiamo visto roba Weeb pure, cioè. Dai, ci sta. Comunque molto, molto interessante anche il fatto di Riot Games che supporta il Game Pass a quella maniera, è molto interessante come cosa. Sì, tra l'altro tu pensa quanti giocano magari LOL free e dice mi abbono al pass così ho tutti i campioni. Esatto, e poi provo pure le altre cose e ci sblocco tutte le altre. Cioè, quello è una roba sì, veramente... Oppure chi è abbonato al pass e magari dice ma sì dai, mo lo provo LOL, magari poi che ne sai. Magari poi mi piace, entro nel tunnel e non piace più. Io l'ho provato, ci sono uscito. No, però assolutamente, che bella conferenza, nulla da dire. Ma quindi possiamo fare la stessa domanda che abbiamo fatto all'inizio della conferenza a Matteo? Assolutamente. Vedere se ha un'altra risposta adesso. Hai visto qualcosa che ti spinge ad acquistare una serie X, serie S, insomma? Starfield potrebbe essere un buon motivo. Cioè, visto così, può essere un buon motivo. Ok. Almeno per me. Redfall anche, però Redfall non è quel gioco che dici devo assolutamente comprare la console per giocarci. No, però... magari nella matassa, nel mucchio, sì, può essere un buon motivo.
Però sostanzialmente bisogna vedere quanti di questi titoli poi rimarranno, cioè tanti titoli sono stati annunciati, erano console exclusive launch, quindi bisogna vedere se poi in un secondo momento arrivano anche su altri, sulle altre piattaforme. Uno Ah, poi dice, c'è anche il vabbè, gioco di Kojima, come dice. ma il gioco di Kojima non si è visto Kojima niente. sta Cioè, lavorando, così. Kojima Kojima sta sta lavorando su un nuovo gioco. Questo è lavorando. l'annuncio. Non vedo perché dovrei acquistare una console sulla base di cosa. Che poi. Vabbè, Sì, però se però esce come potresti l'ultimo vedere gioco di Contra, penso. Kojima, non lo so fino a che punto può essere Cioè, più un che altro, incentivo ad molte IP acquistare le una hanno console. lasciate A riposo, molte IP, cioè tipo Fable, appunto, Contraband, Sì, tante, è però stata ecco, più che mostrare altro tutto una era impossibile. conferenza orientata su giochi nuovi, non su titoli proprio già annunciati, cioè almeno la maggior parte di essi erano già annunciati, però diciamo, il focus principale è stato quello, cioè giochi nuovi. Poi bisogna vedere ovviamente il 14 se non tireranno poi qualcos'altro, perché non si sa mai. Però sostanzialmente, ecco, per esempio, no? Nuovo gioco di Kojima, ok, ci sta lavorando, però. Però può darsi che non sia l'unico progetto su cui sta lavorando, quindi è Sì, infatti. un'informazione che lascia un po'. Ok, sì, ci sta lavorando, va bene. Bene così, nel senso, buon per lui perché finalmente c'ha quella libertà di lavorare che magari in Konami non aveva, che tanto desiderava. Che poi comunque c'è Perciò. anche la Gamescom, nel senso tra 2 mesi non è detto che magari non facciano un'altra conferenza per droppare, insomma, anche gli altri che hanno lasciato fuori. Se Può darsi stanno in anche. uno stato tale da... Ecco. Andiamo un A po'. me la cosa che ha meravigliato tanto, parte l'annuncio proprio in sede di Persona su Game Pass, è che proprio a un evento Microsoft, quando solitamente Atlus questi annunci li riserva proprio nei suoi eventi, no? Nei suoi concerti. Quindi questo annuncio qui mi fa ben sperare poi per fine anno, magari l'annuncio di un nuovo capitolo della saga. Perciò Oh, Persona è. 6 che si vola. Mamma Diciamo mia. che è molto, per me è molto positivo questo annuncio. Poi certo saranno sicuramente dei porting HD come lo è stato Shin Megami Tensei 3 Sì, l'abbiamo visto, Nocturne. Simo, The Plucky Squire, l'altra sera da Devolver proprio. Sì. Comunque Quindi. Pier subito è entrato a bomba in chat, ve lo dico subito per me voto 10. Per me voto 10. Sì, no, io a parte il discorso di Forza che ci speravo da morire, però l'ho visto talmente bene il gioco, cioè nel senso messo bene che il fatto del rinvio mi fa ben sperare, insomma, cioè da qui alla Comunque, primavera che sarà, non lo so, marzo-aprile, può solo migliorare alla fine. io sono contento di questa conferenza perché ognuno di noi tre, se gli fosse chiesto, hai un gioco preferito della conferenza, tutti e tre potremmo rispondere qualcosa di differente. Sì, ma hanno mostrato Ed già. è per Oppure questo, secondo me, che funziona bene. Cioè, la stessa cosa. Persona 5 Royal. È giusto. è vero, Bello, bello. no. P5 Royal, ecco, per chi poi magari è stato, cioè magari lontano dalle piattaforme PlayStation, ok, comunque è un È un annuncio acquistone proprio, per il Game cioè. Pass, è un bel annuncio. Sì. Poi vabbè, Bene, ragazzi, comunque. possiamo chiudere? Andiamo a mangiare? Sì, andiamo. Sì, Andiamo a mangiare perché andiamo. se no ci Sì. dilunghiamo e ci abbiamo do Non tanto dopo ne facciamo in parliamo della tempo, conferenza infatti. Tra PC. mezz'ora, quindi tra mezz'ora, poco più, insomma. E ci rivediamo qui col PC Gaming Show. A Perfetto. dopo. A A dopo. dopo. Ciao.